Bel Balou che gioco per persone insoddisfatte come voi. Si abbona per il ventottesimo mese. Grazie mille. Grazie a Kiga Twitch che si abbona per il nono. Signori, non solo finisce la settimana con questa diretta, ma probabilmente si festeggiano anche le 5.000 sub e oltre al 19 del mese. Una serata importante, infatti, dedicherò un'introduzione al riguardo. A tra poco. Grazie, Caliren, 36 mesi insieme. Grazie, Jill Roses. Settimo mese. Sta per partire il live train? Sta per partire il live train? Grazie Lady Pidgeot di aver regalato una sub. È il primo abbonamento in regalo per Lady Pidgeot. Quindi grazie mille del sostegno. Grazie di fare questo gesto splendido nei nostri confronti nei confronti della community. Grazie Giullare, tre mesi insieme e si gode. Grazie Miri, nove mesi insieme, buonasera, oggi vi tengo come sottofondo mentre tento di studiare per la maturità. Grazie Millo. Ragazzi, ma che vi piglia? Grazie mille, grazie a Manu028 Osu, che regala anche lui per la prima volta una sub. Grazie Giulio Z94 per i sette mesi insieme. Grazie mille, 90% dei live train e neanche siamo partiti. Eh il goduto di sodio, raga, l'abbiamo sintetizzato, l'abbiamo sintetizzato, va bene così. Diamond, sia buona per il secondo mese. Sium di due mesi, che in realtà sono anni su YouTube. Grazie mille, grazie a Onigiri che sia buona per il settimo. Sette mesi che uso il Prime faccio sempre più ribrezzo, è vero, fai schifo. E grazie a Fede Vinci che fa ancora più schifo di te regalando una sub. E sei totali. Signori, Holo Zanghezzo, sia buona per il sesto mese. Una no... Eh ragazzi, è arrivato il Chad. Regalare 50 abbonamenti è da Chad. Ma porca puttana, regalare 50 abbonamenti in anonimo sei un benefattore mascherato. Grazie, SkyGrow, della sub il regalo. E si gode, e si gode, ragazzi. Non ve lo voglio dire, ma siamo già a 5000 sub probabilmente. Eh, il goduto di sodio. 60 secondi e si parte. Grazie Zanghezekiro. Gra oh ragazzi, ma allora. Alex Lass ne regala 15. Ma, ma Gesù bambino! Ma ragazzi! Cosa succede? Lory. E la Evo falsa di sprigatito. <ride> sì. Ragazzi! Ragazzi, Ale Rock Sabbona per il ventesimo. Cioè, praticamente mi avete fatto sta zitto un secondo in questa introduzione. Che va benissimo! Per carità dell'odio! Ragazzi grazie, livello 4 del live train completato, quindi siamo, grazie Black Kuriru, 23 mesi insieme ai tier 1, siamo al livello 5, 15, 16%, 17, adesso con White Lady Bug che si buona per il 29esimo, è tutto un godo qui, ha ragione Simo Sharky, è proprio tutto un godo, cioè è assurdo, si ceina il godo nel godo come diceva Eros Ramazzotti. Ragazzi, se vi potessi far vedere gli sguardi che mi lancia Chiara durante le cazzate che dico in countdown, sarebbe un mondo più bello. Grazie a Dubba Dubba Wari Wari che regala una sabbia, Max Power che fa lo stesso di Chen, quinto mese insieme, vi si vuole bene, ve ne vogliamo anche noi e con un po' di Deltarunico vibo. Vibe, io vi dico che ci si potrebbe anche far vedere. Chiara c'ha un cappello. E se mi mettessi in cappello anch'io stasera? Grazie a TBS che sia buona per il quinto mese. Ah, Chiara no, me lo sta prendendo davvero. Ok. Allora fammi vedere come mi stanno i cappelli Di merda Però mi faccio vedere lo stesso D'accordo? Perché io io eh, Cioè nel senso No? Eccomi qua Tra l'altro col codino Sembro veramente scemo e basta Perché il cappello è sopraelevato mm, eh, Così Ecco eh, sai che so così? L'omino di Little Nightmares Il cattivo Eccomi qua Aspettate eh Alla fine, no? Mm. Ciao ragazzi Buonasera Hello. Buonasera a tutti e benvenuti Benvenuti in questa live di Stanley Parable Che sarà blind anche per i non blind Se non hanno giocato la Ultra Deluxe Grazie mille, Xairovi Della Sabi Regalo Amici, siamo a un crocevia devastante A Perché sta per arrivare l'8 luglio La seconda opening Di oh, Elden Ring B perché arrivano le nuove grafiche a fine luglio. Oh. Questo lo sapevi! <ride> Questo lo sapevi. Lo e... Ah sì, dai. E... e quindi, insomma, grandi cambiamenti per il canale. Raga, come vi ho detto, abbiamo speso davvero tanti soldi su queste grafiche, ma sono una roba. Una roba devastante. Veramente bello. Allora, vi posso dire uh, che vi possiamo dire che, sì, sì, pensavo la stessa cosa. Intanto, ragazzi, grazie mille, 46% del livello 5. Proviamo a ammazzarlo a questo punto il tuo livello 5. E intanto siamo a 5002 su 5100 sub. Ma secondo me dice cazzate. Perché ci siamo fermati i pre-live, che ne mancava 54. 50 l'ha regalate solo Gianfranco. Sta di cazzate. Però adesso, adesso aggiorno per bene, ok? Tanto, mi fai un favore, Ferdi mi dici quante sub avevamo di countdown, grazie Dr. Pill, eh, di countdown alla fine del, uh, di Elden Ring, tanto puoi guardarlo dal VOD, così almeno aggiorno per bene dopo. 55% ragazzi, forse ammazziamo anche il livello 5 oggi. Ehm... Um... Alex Lass ne regala 3,15, 15, impazzito totale proprio, fuori di, di Melone. Alex Lass non, non, non si può fermare. Grazie ragazzi, grazie del supporto massimo. Dicevo, abbiamo una sigla ragazzi. Avremo una sigla generale del canale. Ok? Musicalmente ancora non ho idea di cosa ci sarà. Vi, vi anticipo questa cosa, grazie Roxas. 4.956. E allora mai nella vita su 5.022. Adesso vediamo quante sono qui e aggiungiamo quel, quel numero. Perché secondo me non torna nei conti. Ci sarà una sigla generale del canale, amici. Grazie Vecbalu che regala 5 sub. Grazie a Antiba che si è buona per l'ottavo mese. Uria 95, 29 mesi insieme. Hype Train mi sa ucciso. Sì. Credo. O forse è finito? Non è finito. No, livello 5 è completato. No, no, siamo in overkill, ragazzi. Okay. Quindi da adesso... Fino Alla fine dello scadere del countdown manca 30 secondi. Chiunque doni una sub, faccia una sub o faccia bizzini, si prende se non le ha ancora le emote con più rare che sono quelle del livello 5 del Light Train. Quindi da adesso in poi potete bittare in 20 secondi quello che cazzo vi pare. Eh, però 20 secondi che in realtà sono tipo 10, quindi bisogna fare fast. Grazie Madjin che si è buona per i 10 mesi. Grazie Mazzi Zeros che, che regala una sub. Grazie. A um, Zanghetzekiro, anzi Uri aveva scritto, dopo una bella fiera con concerto di Giorgio Magni e cosplay di Perula, ci si gode la serata con voi poggers, grazie a Cursed che entra nel 122% e ora è finito ufficialmente, credo, ma secondo me gli ultimi ci sono entrati, e um, grazie a Mirko t 80 che si è buona per il cinquantesimo, grazie a Zappo che si è buona per un anno insieme di Tier 1. Buonasera, essere Chiara. Vuoi sapere cosa fa un caffè sotto la doccia? Si lavazza? A parte la battuta squalida, beh, in realtà faceva ridere. Vi volevo eh, chiedere se e quando uscirà il prossimo confidenza. Non ne abbiamo idea perché ci stiamo impegnando su tutt'altro. Sinceramente, quindi 5.083. Ma infatti, mai nella vita poteva tornare a quel numero. Adesso, adesso le aggiorno subito, così mi tolgo il pensiero perché sennò se si abbona qualcun altro nel mentre. E eh, risiamo. Allo stesso problema, 5.083 su 5.100. Quindi praticamente il salvo è stato quasi raggiunto attraverso queste donazioni pazze. Um, dicevo dunque, um, ci sarà una sigla generale che non so ancora uh, che musica avrà sotto, non so se la comporrò io, la faremo comporre a qualcuno, sarà una sigla cantata oppure no, perché è nata prima come animazione e poi, come, cioè, poi ci sarà una canzone che si adagerà sopra. Sarà una sigla generale. Quindi in sostanza non ci saranno più live senza sigla. Non ci saranno più live senza sigla, perché o ci saranno sigle specifiche del, um, della, della serie di turno. Oppure sarà la sigla generica del canale che um, andrà in giornate come questa. Magari il Todd di Chiara, un lickedì. In realtà per il Licked D vogliamo fare un'altra sigla ancora con Morgan Horarity però, vediamo concetto è che ci saranno varie sigle, non ci sarà mai più nessuna live che partirà con lo streaming starting e basta. Um, esatto, la sigla sarà ovviamente post countdown, quindi ci sarà il countdown come sempre, streaming starting, 5 minuti con una musichetta che può essere tipo questa eh, oppure un'altra. Poi dopo arriverà la sigla che dura un minuto e un quarto, mi pare un minuto e venti e poi arriviamo noi. Grazie da Richard Tech che si abbona per l'ottavo mese. Uh, grazie Benjamin Full che si è buona per l'undicesimo, grazie anche il Twitch che si è buona per il ventottesimo. Dicevo, non c'è al momento confidenza, perché vorremmo prima provare Fatali Clip, che era, uh, diciamo, la nostra take sulla um, serie, serie brutte, o scene brutte, mi sa che si chiama, scene brutte dei, degli Slim Dogs, ovvero guardare clip brutte dei videogiochi e reattare dando loro un giudizio, ovviamente le clip sono segnalate da voi, eh, Confidenza al contrario ci ha dato tanto negli ultimi anni e nelle ultime registrazioni abbiamo avuto proprio difficoltà anche a portarla in fondo perché era un po' un more of the same, non sto dicendo che è stata cancellata Confidenza ma semplicemente che non abbiamo voglia in questo momento di, di, di portarla avanti, um, però tornerà questa voglia sicuramente e um, al momento ci stiamo impegnando tanto sul video che uscirà questa settimana che è il video su Logan Paul, eh, o meglio, sulla truffa che ha eh, subito Logan Paul, lui e un altro eh, acquirente collezionista di carte riguardo i, eh, il case di 6 box del set base che si è rivelato essere un box pieno di, anzi, 6 box pieni di G.I. Joe, che in realtà non costano una sega di niente. Peraltro, amici miei, quella storia è una storia che mi ha portato a... Entrare nel tunnel del bianconiglio perché inizialmente ho pensato, voglio fare un video divulgativo sul perché è stato truffato Logan Paul. Perché la gente sa che si è um, comprato queste carte GI Joe e ha preso l'inculata, ma non sa molto oltre quello. Io ho. Per chi non lo sapesse, Logan Paul è un ex Viner. Vi ricordate la piattaforma Vine, che è praticamente un precursore TikTok? Um, Logan Paul è oggi uno degli influencer più famosi al mondo. Ed è anche un collezionista di Pokémon. Eh, nel tempo ha comprato tante cose. È possessore di Charizard vari, eh, PSA 10, del Pikachu Illustrator più eh, famoso al mondo, perché è tipo l'unico PSA 10 che c'è, o comunque uno dei pochi. È anche un wrestler, adesso, tra l'altro, Logan Paul. È appena entrato in WWE. È, è un miliardario, assolutamente, però, sai, quello. Non penso lo definisca il fatto di essere miliardario. Se non mi chiede chi è Logan Paul, è prima tutte queste cose, e. Si è comprato queste, 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 questo case, che era una scatola di cartone con dentro 6 box, ed è venuto fuori che era falsa, ok? Questo, questa scatola. Um... La storia, credevo, potesse essere per voi, quindi la mia ricerca per voi, perché il box è falso. Perché alla fine uno, ok, sa che Logan Paul è arrivato ad aprirlo, questo case, con il sospetto che fosse falso, ma... Com'è arrivato questo sospetto? Come è stato maturato questo sospetto? Mi sono fatto le mie ricerche e, ragà, già solo perché altre persone esperte avessero capito prima ancora che lo aprisse che il box fosse falso è super interessante, roba proprio da. Mm, forensics di CSI. Poi, però, sono andato più a fondo. Poi, sono andato più a fondo. E ho scoperto, ragà, che c'è la merda lì dentro. Quella truffa lì è una truffa architettata da gente che non è proprio pulita in quell'ambiente. Del collezionismo in generale, non collezionismo di carte. Esce questa settimana. Quella truffa è divenuta famosa perché Logan Paul l'ha comprato il box. Se non l'avesse comprato, quella truffa si sarebbe consumata un anno prima, perché si è consumata un anno prima, nel totale silenzio del mondo. Sono stati molto sfortunati. Diciamo che vi anticipo un po' quello che è successo e, e poi lo vedrete nel dettaglio nel video: ma questo box è stato venduto su eBay. Per 70k, un cazzo ragazzi perché 70k per 6 box del set base è nulla, un box del set base inglese viene venduto a circa 4-450 mila dollari l'uno, lì 70k per 6, quindi obiettivamente chi aveva biddato su quell'asta aveva sentito il puzzo di merda. E peraltro quella persona comunque non l'ha comprata anche una volta chiusa l'asta perché hanno annullato l'ordine per fare trattative private. Il tale che si chiamava PSA, si chiama ancora PSA Pikachu, l'acquirente, aveva detto al venditore: Senti, prima di fare la... la transazione passo da te, voglio vederlo un attimo, ok? Il, il case, voglio rendermi conto di che cosa sto comprando. E almeno, insomma... Sono anche più tranquillo io. E lui gli ha detto: No, 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 non si può fare, te lo posso solo spedire, mi dispiace. PSA Pikachu ha sentito il puzzo di merda, ha detto: mm, Sai che... Kaone, venditelo te box un altro vendilo, non a me. Poco tempo dopo, tal Card Kauna, lo compra facendoci un video che è ancora online insieme a altri tizi. Che credo in buona fede, gli avevano detto, eh, ho trovato l'affare. C'è questo box qui molto, molto, molto interessante. Questo case unico al mondo, 6 box set base dentro sappiamo che lo individuano e sappiamo che una settimana dopo lo portano a far gradare o meglio autenticare da, in un'azienda che si chiama BBCE e non si sa come io lo so ma lo scoprirete nel video viene autenticato quindi una roba che puzzava di scam viene acquistata da un tizio che in una settimana circa in realtà è un mese lo fa autenticare e lo rivende a 2 milioni e 7 a un collezionista di carte sportive. Mi spiego? È come se io andassi da Chiara, dopo aver comprato un joystick limited edition su eBay scammissimo, Chiara magari non se ne intende di DualSense, non sa se esistono o meno dei modi per capire se il DualSense limited è legit o no, vado da un mio amico lo faccio autenticare, ma non è autentico, ma lo faccio autenticare, poi vado da Chiara e faccio, oh, guarda, c'è l'etichetta autentico, lo vuoi? Guarda, è rarissimo, eh, magari Chiara colleziona joystick, ma non sense. guarda, sense è rarissimo, eh. come le carte tue rare dei, dei giocatori di basket, eh, lo vuoi solo 2 milioni e e lui se l'è comprato, e poi l'ha rivenduto un anno dopo, anzi, nove mesi dopo, a Logan Paul per 3 milioni e 5 in assoluta buona fede. E Logan Paul, quando ha scoperto che era falso, gli ha richiesto soldi indietro, lui ha dati. Però ancora non sappiamo se a sua volta questo collezionista è riuscito ad avere indietro i 2 milioni e 7 dal primo tizio che l'ha comprato. Chiaramente non ci sono prove, ok? Non ci sono prove uh, del fatto che l'acquirente numero 1 abbia scammato al 100% l'acquirente numero 2 però vedrete nel video che le evidenze sono talmente tante che l'unica cosa che manca è una prova schiacciante da usare eventualmente in tribunale ma le prove circostanziali mettiamola così puntano tutte dritte verso uno scam organizzato uno scamo organizzato che doveva chiudersi a danni di un ignorante senza alzare il polverone e invece poi è finito a Logan Paul E quindi il polverone si è alzato La gente ha fatto le ricerche Ferdi assolutamente coglie il punto, il punto Ma lo avete colto tutti Il problema è che è stata fatta un'autenticazione Ok? Senza i crismi del caso Il problema è che è stato autenticato Un prodotto che non doveva essere autentico Perché c'erano mille motivi Ma raga, alcuni veramente stupidi cioè voi vedrete che ci sono dei motivi talmente tanto idioti per i quali quel box era palesemente falso, che davvero uh, è assurdo che l'abbiano autenticato, ma l'hanno fatto autenticare a un tizio che di Pokémon non ci capiva niente, e la cosa più grave sapete qual è? Che in quel periodo PSA aveva affidato allo stesso tizio l'autenticazione delle bustine, del grading delle bustine. E infatti, lo vedrete nel video, in quel span di mesi un sacco di bustine palesemente false sono state gradate da PSA ci sono, raga, delle foto di delle bustine ma tarocche tipo Exodia Conaini, ok? gradate cioè gradate da PSA questa qui è, è PSA 9 falsissima cioè, con i colori proprio totalmente a puttane e vedrete, vedrete questo vi fa capire che le aziende di grading oggi hanno in mano responsabilità enormi. E se scelgono male le persone con cui lavorano, si possono generare queste voragini nelle quali ci mangiano i truffatori. Poi ho scoperto un botto di roba. C'è un mercato di resealing fuori di melone. Su eBay si trovano le bustine aperte benissimo del set base. Vuote. Mm. E chi te le vende ti dice, come le cartine lunghe, per collezionismo. Le vuoi queste bustine aperte benissimo del set base? Le ho aperte bene perché le colleziono anche le bustine, eh? Le vuoi? Io poi, se te le compri per metterci dentro le carte di astri lucenti e risigillarle con la colla, metterle dentro un set base e rivenderle... Io non so niente. E così per tutto si trovano i, uh, gli scatole, le scatole del set base completamente in ottime condizioni. Sono state sviluppate macchine per il resealing, quindi che riplastificano con il film. Si chiama così il film, la, la, la pellicolina tipo quella del. Uh, come cazzo si chiama quella da cucina? Domopack. È il Domopak, come oh, veniva? Tipo il Domopak, tra l'altro. E ora poi rispondo a Ferdi e partiamo. Tra l'altro, um, il set base in prima edizione non ha loghi. La pellicola del set base non ha logo. Dopo l'hanno aggiunto il logo di Wizard of the Coast. Quindi basta che tu ci metta sopra una pellicola e se non sei esperto, ti fotte perché non capisci eh, se è vero o no, che è il motivo per il quale non bisogna guardare la pellicola. E vi aggiungo un altro dettaglio, ma davvero non vi voglio spoilerare il video, ma ho fatto un sacco di ricerche. Tutto questo è stato generato anche dal Covid. E voi mi direte, ma che cazzo c'entra il Covid? C'entra, perché durante il Covid le aziende come PSA e similari sono state uberate di lavoro. Tutta la gente voleva farsi gradare le carte. E loro, che non volevano perdere i soldi delle varie commissioni, hanno semplicemente accettato tutto. E cercato di... Um, mandare indietro quanto più velocemente possibile i vari prodotti che arrivavano alla loro attenzione. Quindi, se magari un, tre anni fa un set base veniva autenticato dopo un mese di ricerche, gli arrivava, vabbè, dai, sì, com'è la pellicola, sta bene, il resealing qui l'hanno fatto, no, io la colla non la vedo fuori posto, let's go. Che come avranno fatto per questo case, ok? Per come la vedo io, ma ovviamente è una mia opinione e non ci sono prove al riguardo, una ricostruzione un minimo uh, sensata che si potrebbe fare, e lo ribadisco, non ci sono prove. Non sto dicendo che è andata così, sto dicendo che è una possibilità, non è tanto che ci fosse chissà quale aum aum tra l'autenticatore e chi si è comprato il box, avendo compreso che fosse falso, ma un «Ho individuato l'anello debole, secondo me sto tizio ce la fa passà», Proviamoci. Oh, se non c'è l'autentica pace. Se è speso 70K è buona. Però, se ci abbiamo culo e abbiamo capito che questo qui non ci capisce niente. Ma l'autentica, abbiamo, abbiamo fatto il dorato, abbiamo raggiunto il dorato. E oh, se fosse andata così, gli è andata bene perché quello gliel'ha autenticato, effettivamente. Mm. No? Se tu capisci che quella persona ha il potere di farti vendere il prodotto a milioni senza destare sospetti. E sai che eh, No, no, 70k è il costo del case, poi venduto a 2 milioni e 7. Devastante ragazzi, è una storia assurda, c'è dietro un mercato fuori di testa, infatti, guardate, vi dico questo, ok? Mi è un po' passata la voglia di comprare i box, perché obiettivamente rispondendo a Ferdi, il problema vero è che questa roba ha mercato solo se non la tocchi. Un box del set base, te lo compri per non aprirlo, ma se non lo apri non saprai mai se dentro ci sono le bustine con le carte del set base oppure no. Il case è il box dei box, bravissimi ragazzi. Sì, sì il case è la scatola che contiene 6 box, in quel caso del set base. Però anche un box, io me lo compro scommettendo che dentro ci siano le bustine, ma se lo apro non ha più quel valore. Perché questo? Perché il collezionismo. Fa perno sul fatto che di uno specifico prodotto in quelle condizioni ci siano poche unità. Quindi in teoria, se io fossi seto kaiba, dovrei comprarmi tutti i set base del mondo, aprirli tutti tranne uno e quel singolo che non ho aperto varrebbe 50 miliardi perché è l'unico nel mondo a essere chiuso. E, e quindi, per esempio, in Italia a quanto ho capito ce ne sono 10-15 chiusi in italiano, e a un certo punto finiranno. Quindi è un po' anche il gioco del chi lo apre il primo, dai che magari c'è un Charizard dentro, aprilo, intanto te lo apri e il mio vale di più il mio che è chiuso, se te l'hai aperto il mio vale di più perché non sono più 15 ma 14, mi spiego? Però al solito, proprio perché il valore è dell'oggetto chiuso, io non lo apro, ma se non lo apro non avrò la sicurezza che è legit e allora mi devo fidare dell'azienda... D'autenticazione che mi dice che è legit, ma il caso di Logan Paul dimostra che anche loro a volte non ci capiscono un cazzo. Diciamo che quindi la morale del video sarà effettivamente: ci sono esperti Pokémon che riescono a capire facilmente se un prodotto è un falso oppure no. Fidatevi di loro perché oggi il collezionismo Pokémon ha raggiunto una curva eh, di speculazione talmente tanto alta. Che aziende che non capiscono un cazzo del franchise hanno cercato di lucrare su processi di autenticazione che neanche loro sanno bene come fare, ok? E invece, se li date a un magari appassionato che non ha un'azienda, che non ha i macchinari incredibili per fare lo scansione, ma vi dice ragazzi nell'etichetta c'è un codice che non torna, mm -hmm. e, e quindi vi dimostra che è falso perché davvero è. cioè, sono cazzate del genere che hanno fatto capire che il box, il box era falso, il case era falso. Cioè questo tizio, Rattol, questo youtuber, ha capito che, che era falso dalle foto. Mm -hmm. Cioè non l'ha mai visto di persona sto box. Quindi insomma, e... purtroppo è così. Non... Mi ha spaventato molto eh, fare queste ricerche, perché prima ero molto gasato dall'idea di magari un giorno me lo compro, un bel box raro. Però... Cioè i box di Yugi ragazzi li ho pagati pochissimo Cioè ho pagato inizio scuro 2 800 euro Certo per un box non è poco Un box di Pokémon lo compri a 160 Però cioè, 800 euro Se domani lo apro e dentro ci sono mattoni Dico eh, ho preso l'inculata Ma raga 60, 70, 100, 200 450.000 euro E poi lo apri e c'è la merda <ride> Ti figlia male No e quindi mi sono, mi sono. preso male. Diciamo che la verità. Ribadisco, è che nel mondo del collezionismo delle carte: se avete un esperto accanto a voi, non le prendete, le inculate. C'è un Federick. Sai, vai da un Federick gli fai. Oh, io ho trovato sta. Mi ci guardi un attimo. Cioè Federic, in due secondi ti dice: Guarda, sì, questo è vero, questo è falso. Però mh... Se fate da soli, che poi il senso del tutto, sia Logan Paul che quest'altro tizio hanno fatto da soli dall'alto del vabbè, ho i soldi, li, li lo compro, è figo, però non si sono consigliati magari con un esperto e hanno preso l'inculata. Però ce n'è di gente, eh, ci sono falsari che addirittura hanno una storia. Di come falsificavano le bustine, i box, gente che ha dei canali YouTube nei quali si riprendeva mentre apriva le bustine perfettamente e quindi ti faceva intendere che poi le avrebbe richiuse, uh, gente che ha confessato di aver scammato decine e decine di persone vendendo a decine di migliaia di dollari box completamente tarocchi, una roba fuori di testa. Mm. Assurdo, infatti sono contento, sinceramente, di aver virato verso un altro tipo. Cioè, secondo me le carte Pokémon sono fighe da collezionare ora. Cioè, comprati nuovi box, ci sono i bei artwork, le espansioni di turno. Già andando indietro mi spaventa un po' tutto questo eh, settore nel quale oggi la carta vale 1 ma domani chi lo sa, sono contento di collezionare i cabinati perché lì non si scappa. Le unità sono poche, di quello ne esistono 500 al mondo, ma non lo puoi falsificare. Cioè, o tu sei veramente Dio dell'ingegneria, e l'hanno rifatto uguale, con un Nintendo 64 moddato allo stesso modo, o niente. Mentre purtroppo, sai, box vuoto, minchia, è una scatola di cartone, ragazzi. È una scatola di cartone con una pellicola sopra. No. F. Capuccio scrive: ma Per certi versi l'autenticità è il valore. Nel mondo dell'arte, per esempio, è così. Il valore di un Raffaello è dato dal fatto che è un autorevole mi dice che quello è un Raffaello. Ma vi posso assicurare che ci Vabbè, sa... il testo di modi, ragazzi. Cioè, canzone di caparezza che insegna tutto. Ora continuo il messaggio. Ma vi posso assicurare che ci sono decine di centinaia di quadri la cui attribuzione è effettivamente dubbia. Eh, per tantissime ragioni. Per cui, paradossalmente, finché l'autorità che è autentica ti dice che è autentico, il tuo investimento è al sicuro, anche se è falso. Vero, assolutamente vero, perché tanto alla fine il valore commerciale è quello finché non lo apri quindi in quel caso infatti Logan Paul lo ha aperto probabilmente chi ha non dico falsificato ma chi probabilmente ha organizzato questa truffa se di truffa si parla ha fatto perno proprio su quello che dici te, tanto chi cazzo lo apre cioè per 3 milioni e mezzo se te ci hai pagato 3 milioni e mezzo ma che cazzo lo apri Certo! se anche senti il puzzo di merda e pensi sia falso lì c'è un bollino che dice che è vero la tua unica salvezza se hai capito che è falso è non aprirlo così lo rivendi a 3 milioni e 6 a un altro gli è andata di sfiga che Logan Paul ha detto e sti cazzi sono Logan Paul tanto al massimo quell'altro è costretto a darmi i soldi lo apro per il meme lo apro e, que e quella è stata la sfiga esattamente che, che Logan Paul non aveva niente da perdere anzi figura content del resto noi, noi stiamo facendo un video su questa cosa però no 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 allora aspetta fermi 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 No, faccio un passo indietro e poi cominciamo, ma davvero ormai si sta parlando, no. Axel, non sto dicendo che se vai su eBay e ti compri un Xbox, devi chiamare un esperto perché altrimenti l'apri e c'è i mattoni. eBay ha delle normative precise. Se tu compri un Xbox Series X e dentro c'è i mattoni, tu chiedi il reso, ma nessuno ti venderà per questo motivo un Xbox con i mattoni perché tu l'Xbox l'apri. Il box, no, è quello che sto dicendo. È come se tu comprassi un Xbox Series X per tenerla chiusa. Compri l'Xbox Series X, la metti sulla bilancia e dici: hmm, Pesa proprio come un Xbox, sono a posto così. Capito? E, e, e quello il punto: io non posso taroccare una PlayStation 5 perché, perché il tizio la aprirà, vedrà che dentro ci sono i mattoni, chiederà il reso, eBay mi toglie i soldi e l'ho presa in culo io, truffatore. Invece col box, eh, se te te lo compri a 40k perché è chiuso, che fai? Verifichi? <ride> cioè, capito? Grazie a Zippariello che si è buona per il terzo mese. Tacci tu che mi sono dovuto abbonare di nuovo. PS ovviamente si scherza, sei un grande, anzi lo siete entrambi visto che riuscite a farmi incollare allo schermo per ore e ore speculando su giochi che per una persona superficiale non hanno lore. Grazie mille, gentilissimi davvero ragazzi. Grazie a Scottex, un anno insieme. Non potevo chiedere di meglio della parola a Istanlio per festeggiarlo con voi. Complimenti a entrambi, grazie. Comunque davvero sarà, grazie a OP Trains 13 mesi insieme. Spero interessante eh, questo video. Ma ho esplorato la tana del bianconiglio fin troppo. Nel senso che mi sono un po' spaventato del giro che c'è, eh, quasi criminale, ma senza quasi, criminale perché la truffa è un reato, quindi c'è un giro criminale anche. Anche, ok? Non sto dicendo che il, il collezionismo di carte Pokémon, perché sennò poi vengono decontestualizzate queste affermazioni, non dico che il collezionismo di carte Pokémon sia um, truffa, al contrario, ok? Um, io sogno, per esempio, di avere un box del set base qui con me, mi piacerebbe tantissimo. Per credo il ruolo che ricopriamo e abbiamo ricoperto per il franchise Pokémon in Italia, il mio sogno sarebbe dire uno dei dieci possessori di un box chiuso siamo noi, sono io qui in studio nel nostro mausoleo Pokémon, perché qui Pokémon è vissuto in un certo modo in, per sette anni. Quindi sono il primo a essere. Uh, gasato, ok? All'idea del. esiste questo Charizard? La popolazione del Charizard è di 5. Ce cioè ne sono 5 in queste condizioni nel mondo, e io vorrei averne uno, quindi bellissimo. Però. Um, Dall'altra parte, avendo esplorato tanto in questa faccenda, mi rendo conto che se prima avrei comprato magari stupidamente una roba a occhi chiusi. Tipo, vabbè, dai, ce li ho questi soldi. Compriamola. Ora non lo farei mai. Mai. E comunque l'idea di non essere mai sicuro che lì dentro c'è davvero quella cosa. Un po' credo che mi logorerebbe dentro. Non so se mi spieghi, è una cosa personale, ok? Però. Ho pagato dei soldi in questo cabinato, ma lo posso accendere, lo uso, so che è questo oggetto, se posso, sono una delle poche persone che può stampare gli sticker dalla SnapStation e questo mi rende felice, No, il mio acquisto mi fa tornare indietro felicità, è quello che dicevo anche al pub dell'amico, che il collezionismo è, è una scarica di endorfine, sostanzialmente tu hai questo oggetto, costa, però poi sei contento di usarlo, di averlo, di, di, di mostrarlo agli altri. e e anche a te stesso guardare il box e magari averlo pagato 20-30 mila euro, lo guardi e pensi: uh, Speriamo. Mi spiego? Speriamo, speriamo che lì dentro ci sia davvero. Potrei aver comunque pagato 30k di GI Joe e non lo saprò mai. Perché se lo apro non vale più un cazzo. Quindi è strano. Beh, capite che ansia è! Io non me la vivrei bene. Grazie al Comante 77, e poi per carità c'è un registro immobiliare, tra mille virgolette, dei set base. E in generale, è il primo metodo per l'autenticazione. Ricostruire il percorso che ha fatto il box. Se tu hai modo di ricostruire. La storia del box, certificatamente, quindi sai che quel box prima era in questo magazzino, poi è arrivato da Gianni, poi da Gianni e Gianfranco, da Gianfranco a Giulia, da Giulia a te, sai bene o male, hai sempre il dubbio perché non lo vedrai mai dentro, però sei abbastanza certo che si tratti, sai, magari c'è un'autenticazione di un'azienda di cui ti fidi, yada yada yada, quindi ok. Mhm. Mm però comunque, eh, capisci lo scoiattolo, l'album di carte è una cosa diversa. L'album di carte, io la vedo, la maga nera ghost è lì. Eh, porca puttana, è lì. È la maga nera, non c'è versi. È lei. Eh, do please stop, ho comprato l'altro giorno la mia prima PSA 10 su eBay e mi stai facendo vedere le ansie. No, allora, 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 fermi, fermi, fermi. Sto tizio certificava le bustine su, eh, cioè, con PSA... Mesi e mesi fa, ormai figurati, in realtà un anno e passa fa, figurati, adesso penso non certificherà mai più nulla nella subita questo tizio, però era un tizio, non è che tutte le PSA 10 sono false, non sto dicendo questo, e tra l'altro la singola carta ti dà anche una certezza superiore, perché non solo devi avere la sfiga di aver beccato il tizio che ha certificato la carta falsa, ma se anche fosse che è vera, e invece di essere PSA 10 e 9, ma il tizio oh, gli ha dato 10 perché c'è la buona quel giorno lì, sti cazzi, cioè no? Hai una PSA 10. Spesso e volentieri eh, c'è gente che dice che quelle di Logan Paul, quando fa le aperture di set base, prendono 10 perché è Logan Paul. E probabilmente è vero, cioè a parità di carta nelle stesse condizioni, quella stessa carta, se la presenta Logan Paul a PSA per i contatti che ha, prende 10, un'altra prende 9, ma che importa nel momento in cui è 10, vale come una carta da 10. E quindi. Insomma, ritorniamo al discorso che faceva prima l'utente che ha scritto il messaggio sull'autenticazione, quindi sulle carte io sono tranquillo, sui box un po' di ansietta io ce l'avrei sempre, cioè non vi nascondo che avendo quei due box di Yugi a casa, che non valgono certo le cifre che ci siamo detti, com come tutti i box di Pokémon Vintage, però comunque qualcosina valgono... Non vi nascondo che dopo aver fatto le ricerche su questo video un po' ci penso e penso. Ah, ma quindi era tutta quanta una storia per aprirli? No, no, no. no preferisco stare nel dubbio. Non li aprirò mai più. Okay. No, cioè, preferisco comunque il dubbio rispetto a vedere che dentro ci sono le carte di Doraemon. Ok, quindi, quindi sì. Non era una storia per aprirli assolutamente. No, serve la USB-C. Che questa, se no, mi fa fare lo scapezza gol. Comunque ci siamo. Ci siamo. Vi ho fatto questa super intro sul video, ma credetemi, non uh, basterà per raccontare tutti i dettagli che venerdì vedrete. Sarà un video inchiesta piuttosto impegnato. A tal proposito, amici, grazie dello splendido supporto di questo mese. Uh, mi devo prendere due minuti per questa cosa e poi tanto non ci corre appresso nessuno. The Stanley Parable ci accompagnerà fino a tarda notte. Um, salute: 5.117 sub al 19 del mese. È grazie, Master Matto, che sia buona per il decimo. Grazie mille. Una, um, un numero devastante. Un supporto. Posso mettere qualcosa di sottofondo? Certamente. Non, non volevo vi mettesse, anzi. Uh, e eh vabbè, tanto è questa l'avevo la sotto mano. Durerà uh, due minuti questo discorso. Però. No, davvero, davvero durerà due minuti. È un ringraziamento. Eh, non abbiamo visto il teaser di Don't Tag Me I'm Scared. Ma ce l'ha scritto anche X Speriamo che venga fuori davvero stavolta. Grazie del supporto, grazie mille della fiducia che riponete nei nostri contenuti. Io vi posso confermare che uh, stiamo lavorando per tanti, tanti progetti interessanti, non ultimo il mondiale, che questa volta durerà quattro giorni e che vorremmo, insomma, far divenire il mondiale dei mondiali, quindi il più bel mondiale mai organizzato. Tante, tante altre cose bollono in pentola. Uh, sapete bene che c'è la Mind Crystal Run con Sabaku che arriverà probabilmente a luglio quindi tra pochissimo tra qualche settimana uh, davvero grazie grazie mille siamo tra i canali con più sub in Italia uh, pe penso 10-15 canali con più sub in Italia quindi ci fate sentire proprio sulla vetta del mondo uh, grazie Grazie del sostegno, ciao Alessio e grazie ovviamente di averci aiutato con Minecrystal. Ci fate sentire sulla vetta del mondo, uh, abbiamo una responsabilità, quella di portare contenuti sempre migliori e soprattutto spero sempre diversi. A buon rendere questo 2022 è stato un 2022 sperimentale, il 2023 probabilmente lo sarà ancora di più. Stiamo lavorando anche a un'idea di Sette Fiori 2, più roleplay, diverso, un po' più gorsiano, vedremo. E grazie. Grazie dello splendido supporto. Probabilmente a eh, questo ritmo puntiamo alle 8.000 sub eh, questo mese, in realtà, attualmente il ehm, programma mi segnala totalmente attive sul canale, non già fatte questo mese, grazie a Odem della Sub. 7941 sub. Quindi praticamente ci sono quasi 8000 sub attive. Un numero, raga, un numero devastante, un numero devastante che ci fa capire che ci sono a tante persone che donano sub, quindi tante persone che credono nel progetto e lo finanziano e b che rispetto a canali più grandi, il nostro ha un tasso di conversione sub eh, utente viewer alto, più alto quindi che vi interessa avere smania di guardare i VOD eh, nelle prime 24 ore e questo vuol dire che vi piace quello che facciamo e B che non volete le pubblicità durante gli streaming e anche questa è una cosa strafiga perché vuol dire che vi piace quello che facciamo. 3 Vado oltre l'ottica eh, Dout Dash che vi stiamo simpatici <ride> e quindi eh, volete finanziare le nostre idee, la nostra visione creativa. Uh, grazie. In ogni, in ogni caso, grazie. Qualunque sia il motivo per il quale siete iscritti, grazie mille. Grazie davvero. E a questo punto direi che Toby Fox se ne va a fanculo. <ride> Ma è per supportare. Beh, diciamo che secondo me ci sono tante motivazioni diverse per la sub. Tutte valide. Tutte valide. Grazie. Grazie mille. <ride> Tutti masochisti, è vero. Grazie mille, ragazzi. Grazie davvero. Bene. la parabola di Stanlio in realtà mi siete antipatici ma vi supporto out of spite è il gusto per l'orrido che ci spinge a subare assolutamente grazie ragazzi grazie davvero bene si parte con lo Stanlio amici dopo 45 minuti siamo pronti grazie a Rub Robbie Bear, non so come pronunciarlo. Grazie, grazie Leo Wyatt. Ciao ragazzi, un sacco di tempo con voi a proposito di Crystal. Ora, grazie a un altro script, posso giocare a tutta la prima, tutta la seconda e anche a smeraldo. Contenuti fighissimi come sempre, quindi hanno aggiunto lo script. Um, anche in terza gen e in prima. Mentre Cristallo mi dicevi che era il tuo primo gioco. Contestualizzo per chi non ricordasse chi è Leo Wyatt. Leo Wyatt non vede, è un non vedente, ma che eh, attraverso degli script ha la possibilità di giocare alcuni giochi Pokémon. Adesso si aggiunge anche la prima gene, la terza. O meglio, a Smeraldo. Um, bene. Grazie Quasar, che sia buona per la prima volta. Vi stiamo simpatici, c'è l'opzione solo Chiara. Eh. Niente? Non ci ha chiesto l'ora? Eh sì Vi stiamo simpatici? No. Ditemi se sentite rientro Sto alzando un po' perché noi non sentiamo un cazzo Ho alzato anche il vostro volume, eh E se non sentivate una sega Questo è ciò che l'employee 427 ha fatto ogni giorno di ogni mese a posto? Check del volume superato? Ancora basso? Basso, non c'è problema. Siamo meno 8. E poi un giorno qualcosa molto peculiare ha fatto: qualcosa che potrebbe sempre te ne dite adesso? when he realized that not one single order. ora perfetto, on the him to follow. no one had showed up to give him instructions call a meeting or even say hi never in all his years at the company had this happened this complete isolation. Ora che mi dite? something was very clearly wrong shocked frozen solid. Stan, he found è altissimo in realtà per i nostri standard time. ma credo che al But solito dopo la live di Mario Stryker sia tutto cambiato posto? bene ragazzi c'è un bit sono 16 mesi il tempo vola quando ci si diverte in ogni caso fiero di far parte di questa community grazie per tenerci compagnia grazie a voi grazie a voi di essere qua ragazzi è tempo del new content yeah. abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare tanto il bambino di 4 ore pagherei per avere questo volume su Elden Ring per me è un pelo alto fai, beh, vuol dire è arrivato a 3, fai tipo 6 fai ok, 6. dai, 5 e 7 to go to the room. He had a memo. ricordo a tutti i ragazzi che il new content, grazie a Nimus, che si abbona per il settimo mese il new content eh, è della Ultra Deluxe, che è uscita due mesi fa, neanche un mese e mezzo fa. No, la demo l'ho scaricata, ragazzi, colpa mia. Intanto facciamo il new content. Intanto do dovrà tornare una live per fare il finale delle quattro ore. Ah no, per forza. Oh, new content? What does that mean? New content? Cos'è che aveva a sinistra? Il niente, credo. Ok, era giusto per capire. Uh, um, questa stanza. Ok, le proiezioni delle vendite. Ok. D'accordo, Quasar, ti ho letto. Va bene, teniamo da parte questa informazione per il LICD. Finally I'm blind too Eh, sono contento ragazzi Ok Ma il telefono? C'è un telefono? Sì Oh, non l'avevo visto Grazie Just A Person Cosa? Già sei? Coincide anche con i miei venti Quindi è un bel modo di farsi un regalo Ma tu lo fai a noi, grazie Thank you Andiamo I fogli cosa dicono? Eh Il cazzo dicono Gibberish Ricordati che ci siamo detti di provare a rimanere sempre chiusi de dentro. Perché molti dei um, finali awkward che abbiamo trovato nell'ultima live erano bloccarsi. Hai provato a chiudere la porta del new content? Mm. Che in teoria ti, ti libera lo spazio accanto alle Giusto ma no Grazie a piazza, grazie a Un anno insieme. Ok, nade Ah, Bafnad. Vediamo. Ok, non c'è modo di raggiungere quella porta. C'è il carrello di Donkey Kong Country. E siamo. Hello and thank you for playing the Stanley parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers features exciting new content that broadens and expands the world of the stanley parable Morgan. delighting audiences the world over please step inside and see what thrilling new adventures await in the stanley parable ultra deluxe i'm very excited to see the thrilling new ultra deluxe content Uscire Computer Tazzine 190-1951 no, Disegni fatti da un bimbo. No, sono istruzioni per montare i tavoli, mi sa. O Deplian mm -hmm. Grazie, Simon Johnny del trentesimo mese di sub. Un numero incredibilmente tondo. Ma sono eh, andata su cosa c'è? Ce l'hai qua a destra. Uh, coffee nut. <ride> Va bene. Riprendere il carrello fa qualcosa. Non credo, ma ci provo, ma c'ero già risalito. Non posso... Guardate. Interagire in alcun modo.

All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Vediamo se sarà così per ogni stanza del new content. È strano avere il narratore che come noi non sa I cosa to aspettarsi. It's impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe. Misledidious. It's as if them Oh, okay. Let's see the content. Give Impaziente, me the content, impazi... stan. <ride> Impaziente. Proviamo a salire di nuovo? Uh -huh. No. Per ora sempre sola andata. Nuovo contenuto, right. il cerchio right, del salto. The jump circle. Forse posso saltare solo qui dentro. <ride> cioè davvero me lo disattiva ragazzi. Date. Ho rotto il gioco Non finire i salti Perché? Non lo so Non usateli tutti no Ma è ma è no 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 Ok tolto la chat Vabbè, non, non, non eh, li userò tutti, ma sappiate che è una cosa totalmente artificiale perché niente qui ti fa pensare che tu non debba farli tutti. Grazie Davide della sub is, is that it? That's not all the new There has to be something else, right? Beh, in teoria. Cosa c'era io? Cavi scatole. Ah, yeah. oh, non credo. Ma poi in capannone del cazzo abbandonato. <coughs> Goodness, another elevator, Stanley. I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is not content, then I could just read you the whole dictionary. There's twenty hours of new content right there. Hell, I could counter thirty trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over a thousand hours of new content. And if, oh wait, there's more. Very good. Yes, I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Provo di nuovo, ma niente. Immagino che questa sia l'intro, è l'equivalente delle due porte, diciamo. Grazie per aver gradito il nuovo contenuto. C'è niente. Ragazzi, io c'ho un cazzo. That's it? Oh, you've got to be kidding me, you see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion that's to market game. for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's trophies, and it's hard to believe one of them actually says, Test trophy, please ignore! What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I, I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. <sighs> it's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content I'm.: It could never up to such expectations. If you're still with me. Why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? No, perché secondo me c'è un modo Oh no eh. Eh. Ragazzi non sono più nella eh no. Nella stanza normale Non posso salire sulla seggiola vero Ok, giusto. Leggibile. Siamo sempre nello stesso capannone. Questo è l'ufficio. Cioè, questa è la visuale fuori dall'ufficio di Stanley. Psst. Stanley, vieni qui. Nel vent. I want to show you something. cosa c'è? Sunset Tramonto. Ah, ok. Vi libero, ragazzi. Che si fa? 5-6-1 Che si fa? Andiamo dal narratore? Allora, lui ha resettato. Ma il reset non ha portato il mondo a tornare quello di un tempo. Ah, uh, in teoria qui potremmo ritrovare le due porte? Però secondo me non abbiamo motivo ora di non seguire il narratore. Era sorpreso tanto quanto noi della mancanza di nuovo contenuto. Quindi forse seguendo la sua storyline possiamo capire di più sul perché non ci sia un cazzo e come trovare l'effettivo contenuto inedito. Va bene, siamo tutti d'accordo. Vediamo un po', vediamo un po', raga. Okay, Grazie, Moonman. How... Ho ascoltato il ho preso una Switch nuova. Primo gioco Xenoblade Two. Cheap and unsatisfying, the new Ultra Deluxe content turned out to be. Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the games developers won't find it. Just our little secret. Take a look. momento meta? È qualcosa che ha a che fare con il gioco? Ma che... Ma che vuol dire? Ma è il Ring? Ma ragazzi, ma che vuol dire? Ma <ride> cos'è? un castello segreto! <ride> Va, va I bene. Call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. <laughs> e eh bello contento, il momento in cui è diventato famoso. Uh, va bene. Che se proprio una rovina di Elden Ring, amici, identici. Cazzi, eh, scusami. Solo che volevo capire cosa ci fosse. vedo le cose di Sì, nel... sì, sì, scatoloni, scatoloni, mm. pagine. Purtroppo un non interactable. Telefono. Grazie, Veneremun Child. Grazie mille, 28 mesi insieme. Un telefono. You see, Stanley. Doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap PlayStation port? Remember che back in giocando. October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Okay, qui non si può Ok, ah, il 2013 quando Stanley Parable è stato rilasciato, 20, ah sì, 2013 sempre, <ride> il nostro primo bacio, la mia prima macchina, l'uscita di Stanley Parable nel 2013. Grazie, sotto il segno di Winx. Stanley, la tua mano non è la mia. Più content ci darà uno sguardo e resetteremo insieme. Grazie mille, un'avida fan di Chiara. No. Bacetti, The Stanley Parable. Ah, qui addirittura la Mind Control Facility. Che in teoria è la strada per il finale canonico: finale della libertà. The Memory Zone, che okay, invece è dove siamo ora, Stanley... Ma lui chi è? Chi è Sosissi Vulcane? I remember. Cos'è sta roba? Linguista, identifica. Parole ultra... Vecchie, non saprei come tradurre. Sì, iperconservate, iper conservare 15.000 15 anni. I ricercatori identificano due dozzine di parole il cui suono e significato è sopravvissuto per i discorsi di 15.000 anni. Questo comunque è il sito ufficiale. Sei componenti di una grande corporate culture? John Coleman, Harvard Business Review i blogger di business dell'Harvard dell Business Review discutono diversi argomenti di business come gestire persone, gestire persone gestione, innovazione la, insomma, la guida ah, l'ho capito ora scusate che steam, steam <ride> è, certo. però youtube l'hanno tenuto no forse yostube no Grazie a filo che si abbona per un anno insieme traguardi guardi dodicesimo abbonamento raggiunto, passo solo per fare questo abbonamento, buona speculazione, grazie mille. beh i tempi, tutti i finali che abbiamo vissuto. Le due porte, Ma il, incontro, il museo. Sono semplicemente i momenti. Sì, sì, let's begin again. Momenti vissuti di gioco nella, nella serie principale. La line, l'ufficio del capo. Bene. manca questa zona per oh. cioè, poi magari non no hai ragione niente, no no hai ragione però... fatto no. bene uh, un premio The British Academy of Film and Television Art che in realtà è stato dato a qualcun altro The Last of Us <ride> la categoria storia del 2020. Eh, sì 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 ricerca. però ci hanno messo un'etichetta <ride> con su scritto Stanley Paragon Sì, sì, quello è il fan fact, quello è il BAFTA di Last of Us. ma si legge, ragazzi, è scritto del Last of Us qui. Ok, questo l'ha vinto davvero, immagino. Independent Game Festival del 2014, The Stanley Parable. La Collector's Edition, era davvero così? Penso di sì. E cosa c'era dentro? speciale software product of the year è, mo è molto ah ma accordo questa dopo si vede cosa c'era dentro ok ok uh, oh thanks Time, Indoor Monthly, grafici, National Geographic, Cargo, Shapes. Lenny Smith parla della sua nuova scatola, va bene. Puoi guardare attraverso uno schermo? Lam, oddio. Ah, uh, c'è il simbolo dell'atomo? Però purtroppo non posso cliccarci, no? Un trip sulla memory lane... Strada dei ricordi... bits of music, la colonna sonora... La demo, immagino! The Stanley Parable demonstration, mi sa che... Begin the demo, direi di sì... Unachievable, it is impossible to get this... c'era questo achievement in The Stanley Parable? Allora. Non mi stupirebbe... E, e quindi non puoi finire gli achievement in questo gioco? Sì, dopo ve lo spiego. Ok, go outside, non giocare a questo gioco per 5 anni, anche questo c'è. Va bene. Nominato ai Bafta, che però hanno ah, nel 2014. Nominato sempre lì, per storia, gioco di debutto e innovazione. Yep, quello dei 5 anni ce l'ho, bella. New York Times, non credo sia mai uscito questo articolo. <ride> Beh, eh. Il creatore è incredibilmente modesto, penso che sia. Sì, 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 sì. Los Angeles Times, Stanley Parable, affronta il tema delle scelte. Il finale è oh, un Mirella? Mariella? Mariella? Mariello? È diventato what remains of Edith Finch sto gioco, ragazzi. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism 10 out of 10 from destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created. Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. No anymore. Husk, lifeless husk an con Come fai a recensire un gioco come The Stanley Parable? Descriverlo rischia di rovinarlo. Il gioco tratta di game design particolare dell'illusione della scelta e della psicologia del giocatore ok però trattare questi argomenti sarebbe già dirvi troppo anche i paragoni sarebbero inadeguati forse dear Esther che non conosco potrebbe essere il paragone più azzeccato uh, waste is the form che cosa può come potrei tradurre Wastes the Form? Ma laddove Dear Rester spreca il, il mezzo dell'intrattenimento interattivo, okay. Stanley Parable lo utilizza e poi riesce a sorvertirlo. Okay. Eh, laddove oh. molti giochi che aspirano a essere più di un, un gioco finiscono per essere meno di qualunque altra forma d'arte, Stanley Parable riesce... E, e, questa, è questa è una cosa verissima non so se davvero Destructoid ha fatto questa recensione però questa è una cosa verissima che penso anch'io giocando The Stanley Parable cioè The Stanley Parable riesce a fare uh, qualcosa che molti videogiochi hanno tentato di fare cioè superare il tradizionale modo di essere vissuti spesso e volentieri quando cerchi di raggiungere questo obiettivo finisci per fare un non videogioco e quindi per dare un'esperienza meno... Um, saziante di tante altre in questo caso, si sì, è una vera recensione. Ok, in questo caso va, va invece a succedere nell'obiettivo secondo me più difficile, uh, superare il media mm -hmm. presentando una nuova declinazione che è unica nel suo genere proprio perché è nuova. E quindi, insomma, se, se li para, punta e riesce a essere qualunque gioco mai creato. E, e comunque uh, paragonarlo paragonare questo gioco agli standard di qualunque non sarebbe altro, comunque corretto. Non sarebbe corretto quindi come fai a recensire ciò che è, è, è diventato conosciuto come Stanley Parable uh, la, la, la reimmaginazione di uno dei um, più grossi uh, in che senso? Modo, eh sì, così? perché prima era una mod di Half-Life. Ah, ok, ok. Della più insomma, la rimaginazione di una delle più intriganti mods disponibili online. Come puoi discuterne? Analizzarla e raccomandarla? È Molto semplice, non puoi. 10. Beh, sono col recensore io. Eh? Ah, poi sotto dice Flawless Victory: I giochi valutati 10 non sono perfetti visto che niente lo è ma uh, si avvicinano quanto più possibile a, a quella che sarebbe la perfezione nel, nel, nel loro nel genere, genere di appartenenza. appartenenza. Il, uh... Questo titolo è il nuovo must have del suo settore, parliamo di uh, estasi pura, insomma di... Certo. Divertimento massimo. Io sono con il, con il recensore perché obiettivamente un titolo del genere non puoi eh, trattarlo in un pezzo simile senza rovinarlo, perché The Stanley Parable va giocato senza sapere dove andrà a parare, come giocherà con temi seri, con temi scherzosi, con i cliché narrativi e Quante scelte effettivamente tu hai a disposizione. Il senso del loop come viene affrontato, uh, horror esistenziale, impotenza del giocatore e dell'avatar di gioco, sono tutte cose che scopri vivendo l'esperienza e ti arricchiscono. Questa, appunto, perché sono novità. Se te le, uh, se te le racconto te l'ho rovinato. Certo. Quindi purtroppo non si può raccontare un gioco del genere senza rovinarlo, ma allo stesso tempo, se posso dirvi la mia, rischiando quasi di dire una bestemmia, uno dei dieci meglio giustificati della storia dei dieci che ho letto nel giornalismo videoludico. Questo gioco è talmente incredibile che supera il metodo di fruizione tradizionale del media e gli obiettivi che consegue. Dieci. Mi posso fidare o non fidare? Ma ti ha già spiegato perché è 10. Ti ha detto che è 10 perché questo videogioco non è niente che hai giocato e allo stesso tempo riassume l'intera storia dell'industria fino a quel momento. Forse su quest'ultima affermazione non mi trovo d'accordo, non credo che The Stanley Parable sia una summa. Ok, in realtà l'ha detto il narratore, non l'ha detto mm -hmm. il recensore, però non credo che The Stanley Parable sia una summa del percorso che il videogioco ha, ha fatto fino alla sua uscita nel 2013 credo che The Stanley Parable tenga conto della storia dell'industria affinché riuscisse a distanziarsi ok The Stanley Parable è estremamente cosciente di tutto ciò che è avvenuto prima di lui perché in questo modo è riuscito a fare qual qualcosa di completamente diverso è un po' quello che Quantic Dream ha inseguito più volte ma niente eh, secondo me si è avvicinato a quello che stiamo giocando adesso. Grazie a Moxley, che si abbona per il terzo. Un anno faticoso. Ho perso mio padre e mia zia per un mare incurabile. ho perso pure il lavoro. Ma ora che mi sono rialzato, mi sono detto che tra le prime cose sarebbe stato subarmi per ringraziarvi per le ore di spensieratezza. Grazie. Un abbraccione grosso. Un abbraccio, un abbraccio. Grazie davvero. Un abbraccio fortissimo. Uh, Maria Kov si buona per il 17esimo ciao bellissimi se vi è piaciuto Stanley Parable vi consiglio di dare un'occhiata a The Talos Principle non lo conosco grazie Riccardo che si buona. passo a riabbonarmi e scappo buon viaggio tra paradiso e follia <ride> grazie mille beh andiamo avanti comunque sto cominciando a comprendere per ora Sì, what the fuck sto cominciando a comprendere per ora il tema che vogliono trattare in questa prima parte del DLC Rimettere mano a un'opera perfetta. The Stanley Parable è stato recepito giustamente, a mio avviso, come un gran videogioco e quindi ora si sta facendo critica e racconto dell'incubo che vivono i creativi quando devono farcire un panino già perfetto, una ricetta già collaudata e, e sublime che però per esigenze di mercato viene ritrattata e rivisitata. È il nostro primo aprile sul Non Abbiamo Più Idee. Dato che Non Abbiamo Più Idee vi facciamo un racconto delle idee che si possono avere. Credo che qui vogliano andare in quella direzione. Mm -hmm. Cioè vi facciamo un DLC sulle idee che si potrebbero avere su un DLC, tra le quali discutere la stessa necessità del DLC. Facendoti un'introduzione che ti dovrebbe ricordare che non sempre il contenuto aggiuntivo aggiunge all'esperienza un, uh, un sottotesto positivo, un gusto positivo. Carba che, che è? Ma è portal. Ma è portal, sì? Sì quello è Portal, ok, ok. Perché Portal? Minecraft. Perché Portal e Minecraft ah, erano i due sono... giochi. Okay. Ci sono arrivato ora. The Faceful Nostalgic, it was good. Ok, quello credo sia il menu della versione tradizionale. I bottoni della stanza del mind control. La porta si è chiusa. Possiamo andare di sotto, andare dritti. Quella è Mariella. Accanto c'è Stanley. The Stanley Parable, il copione. Lo script, direi. Avrebbero potuto lasciare Porta piuttosto che mettere Rocket League eh, eh, sì Su questo sono d'accordo con il narratore. Prima era meglio. Person of the Year, ovvero Stanley. Questo è. Il, il game creator. Ma non so che cos'è. Che, che, che engine è sta roba. Non riconosco l'interfaccia. Uh, source. Source Engine, non, non conosco. Cioè non conosco l'interfaccia, intendo. Hammer, l'editor delle mappe del Source. No, RPG Maker, no, di sicuro. Okay. <ride> Aspetta, però ci sono delle scale anche, no? Eh sì, e infatti vi stavo dicendo: andiamo dritti o andiamo giù? Cazzo, giù è invitante. Più che altro lì c'è una porta. Rischiamo che poi te la chiuda. Me la chiuda dietro. Manutenzione della memory zone. Eh, però non c'è un cazzo. Per terra. Questa. Questa roba qui c'era anche davanti. A una delle scrivanie della seconda stanza okay. del gioco base. No, basamento ragazzi è vietato. Si avanza. Uh, macchina. Per Scott Key. Un uh, Mac, un iMac per la precisione, che sta mandando Stanley Parable The end is never The end is never, con dietro non riconosco la stanza, forse la stanza del boss Il boss, si mm. le persone giocano i giochi perché quello che possono fare al loro interno, uh, ah, per, perdonatemi le persone giocano i giochi per, per quello che riescono a fare al loro interno. E il vostro gioco è molto bravo, molto bravo a uh, far comprendere loro che non possono fare niente, letteralmente niente. Un'altra frase che sintetizza bene l'esperienza di The Stanley Parable, dove le scelte sono già prese dal gioco, uh, paradossalmente il titolo è basato sullo scegliere, ma ogni scelta... Ti dimostra che tu non hai mai avuto il controllo di nulla che è un po', se ci pensate, quello che abbiamo apprezzato di certe svolte di Deltarune rispetto a Undertale, prese da Toby Fox nei confronti dell'avatar di gioco. L'avatar non può fare certe scelte, Toby Fox le ha già prese, quel senso di impotenza che noi proviamo in Deltarune e che ci è piaciuto e ci ha fatto dire, ah, ha fatto un upgrade rispetto a Undertale, è in realtà l'intera mm -hmm. portata principale di, di, di Stanley Parable. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. Nine out of ten. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else, it didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the PlayStation. Boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Io magari poi sbaglio, ma avverto un'enorme fatica da parte degli sviluppatori nel creare effettivamente questo contenuto aggiuntivo. Cioè fare un'introduzione del genere vuol dire che loro veramente si sono seduti al tavolo, si sono guardati negli occhi e hanno detto come cazzo aggiungiamo roba a questo gioco che ha già detto tutto nella maniera migliore possibile, come facciamo a non far crollare la torre di Pisa. Grazie Zanghetzeghiro. Cosa? Disco dei, delle texture dei, dei tappeti sei royalty free design, grazie. Non c'era bisogno di aggiungere niente. Hanno deciso loro. Però, sicuramente, però è anche vero che quando tu fai una reedizione dopo 10 anni: o è un porting, o se non lo è, ehm, devi aggiungerci cose perché diviene più appetibile anche per chi ti ha già comprato il gioco appunto 9 anni prima. Quindi ora, poi non so se è stata una scelta loro o del publisher, boh, non ne ho idea. Eh, ecco bravo, Gears. Secondo me, o si sono divertiti tantissimo a fare questo contenuto extra o si sono incazzati davvero tanto, ma non nel senso che gliel'hanno imposto, nel senso che per loro è stata una sfida frustrante, mm -hmm. e secondo me, ci starebbe aggiungere roba nuova a un prodotto che, che, che già appunto era perfetto così. Poi vi racconto come è andata, ci sono le interviste, ecco, allora è interessantissimo. Non, non ci dite niente per ora, dicevi? No, niente, ci sono un paio di cose che ancora non hai visto. Eh, le guardiamo, qua? senza problemi, qua. Preparing snake oil? Salesman? Rumine? Non so, non ho idea di cosa sia. C'era la cosa fare una bici? Mm. Non era una roba tolta? La bici, mi pareva anche a me. Ah davvero, ah, in base alla console, parla della console su cui stai giocando? Eh beh, giustamente, perché se no ti parlerebbe del porting. Ma su... questo vuol dire che gli hanno fatto ridoppiare tutto per ogni console? Dei grandi. Il tuo numero è il 20. Che cazzo è sta roba? Non l'abbiamo mai incontrata questa stanza. Conoscete la storia del creatore e la sua depressione che portò a creare il gioco? No. No, no, no. no, no. E poi dopo... Ah, la demo, ok. Um, sicuramente esploreremo prima di dichiarare chiuso il capitolo Stanley Parable di questo canale. The Serious Room 2013, la stanza seria. Ok. Della demo. Della demo. Questa roba qui esiste davvero, ragazzi. Cioè una Limited, perché quella lì è la, la scatola della Limited. Quindi cosa c'era? Il gioco. Una cravatta. Con una linea gialla. Getting started. Quindi, boh, un libretto di istruzione con la linea gialla. Cos'è quel. quella roba circolare? Un mouse mat? Un tappetino per il mouse? Con The End Is Never. The End Is Never. The End Is Never? Sì, esiste, ok, quindi è tutto vero. Hard worker, non so cosa ci sia dentro sto robo. Poi ci sono i grafici. Sì, è un tappetino, ok. La stanza seria è quella che quando ho saputo esistesse mi ha spinto a comprare il gioco. Cosa c'era qui dentro, ragazzi? Fiammiferi. Poi mi dicevi. Roba che non abbiamo visto. In realtà tuttora. Questo Source SDK, ecco qua, Development Kit. Adesso puoi creare livelli, grafiche, muovere oggetti, fantastico. Genuine software. Erano bigliettini da visita, ok. Con Stanley. Beh, eh, continuerei... Aspetta, continuerei dove? Ok. Il più grande benessere sono i ricordi. Il secondo album è. Ah, ma da qui è dove siamo venuti. Aspetta, e eh, quindi non c'è nient'altro. Dobbiamo tornare indietro. e magari ora ti ha sbloccato la porta. Sì, la si, sì, si, si. Poi non so se avevi visto lì. Ci sono le due porte. Ah, merda, no. Non me ne ero accorto E questa in realtà è chiusa E poi c'è un altro quadro qua Accanto alla È il Mac Ah no, sì, sì, è sì. Allora non hai visto tutto eh, lì sopra. So il cazzo, È cazzo. sopra Un computer, computer. Okay. Col temperino Il secondo album è sempre più difficile <ride> Nella carriera di un artista Proprio vero Sì Chiara Sviluppatrice di Ovvio, ovvio The Stanley Parable la stanza seria su playstation è inaccessibile quindi ve lo spiego praticamente se cambi i file di gioco provi a citare il narratore ti porta nella stanza seria per parlare di come il cheating rovina i <ride> giochi porca troia no. devastante quindi la stanza seria è la stanza Wait, della romanzina attenzione quindi è contenuto aggiuntivo ah, della beh, sì. stanza dei ricordi lui sarà traumatizzato da questa cosa, perché questo è il suo tempio sacro di tutto ciò che era e che ha reso Stanley Parable grande. Steam. Steam reviews. Is it pressurized gas? I don't know. Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online storefront for computer games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Va vai. Non è un gioco. Che palle! Dove si spara? Walking Simulator! Exciting gameplay 1 su 10! Su PC dice Steam. Eh beh, certo, perché su PC hanno i diritti per nominare Steam. Ah. Più che altro, se vai a nominare Steam su PlayStation, stai facendo pubblicità al concorrente. Quindi, non, non credo capito. che. Certo perché. Allora, raga. Sto veramente viaggiando. Credo che anche qui ti vogliano dire un po' come quando ripensi ai tempi del liceo, che è vero, ai vecchi tempi tutto era bellissimo, ma hai volutamente chiuso nello sgabuzzino le parti meno Vabbè, ovvio. piacevoli del passato grazie alla Merina che si è buona per il decimo mese quindi il narratore si fa il suo tempio con quello che ha reso effettivamente grande Stanley Parable e soprattutto chi se ne è reso conto, mm -hmm. chi ha eh, vissuto appunto questi contenuti come incredibili innovativi, rivoluzionari ma tante altre persone magari non l'hanno pensata così, hanno detto che palle e il narratore ha chiuso tutta questa merda

I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. So d'accord. Certo tu fai un DLC per dissare la gente che ti ha fatto delle recensioni negative sei veramente in 15% di utilizzo del cervello. Cioè, ragazzi su che si fa il DLC? Su quel figlio di puttana che ha detto che il nostro narratore <ride> non era divertente. Facciamolo. È come se facessimo un'intera serie su Si chiude alle 23. <ride> Grazie and fire, grazie del ride, benvenuti. Figurati. Basta, il prossimo primo aprile lo facciamo <ride> su scegliamo il commento negativo del 2022. Ma ora così puoi scrivere. No, è vero no. no. No, 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 niente, niente. No, ma deve essere sincero, cioè. Prima del 19 giugno andranno a modificare i no, vecchi no, no, no. suonmenti del 2021 a posto Bellissimo che c'è tutto questo sistema di carico-scarico delle review. <ride> Sono fragili le review, eh. Comunque è cambiato il mood da un momento all'altro. Eravamo a Godopoli. Freddo, grazie Nine 21 mesi insieme. Ah, sono quasi due anni fra poco. Tanti bacini a voi, grazie di tutto. Grazie ragazzi, assurdo. Siamo a 5146 sub, ok. Non mi avvicino wow, the idea for the game is good. Ma for someone who preferers non linear games, this priciness gets annoying fast. Stanley, I'm not preachy, am I? You wouldn't tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I, I always... Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh, dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record I feel like a failure like I let these people down perhaps the stanley parable isn't quite as sterling as i always remembered um uh, non sono d'accordo con questa recensione motivo il uh, mio pensiero non credo che questo gioco voglia farti davvero riflettere su un cazzo, questo gioco è stream of consciousness, il creativo, i creativi dietro The Stanley Parable hanno inserito in ogni root un pezzo di se stessi, questo è quello che ho avvertito, e infatti è ehm, bizzarramente eterogeneo, eh, Passiamo da una critica, un cliché narrativo fatta in maniera iperironica, alla stanza nella quale Stanley si deve buttare di sotto per ammazzarsi e superare così la stasi nella sua esistenza. A eh, sogno lucido, incubo lucido che porta Stanley a morire di infarto, facendoti eh, un generare un pensiero estremamente introspettivo su come stai portando avanti la tua vita e la tua esistenza non credo che The Stanley Parable voglia insegnarti qualcosa, non ho mai avvertito eh, il titolo come qualcosa che si mette sopra di me e mi comincia a gettare eh, briciole da farmi raccogliere per dirmi "Eh, hai visto? Ti ho detto la mia su questo, pensala come me. Hai visto? Sto parlando di come bisognerebbe vivere. Hai visto? Sto parlando di come bisognerebbe fare una storia". È un titolo estremamente personale. Secondo me fa vedere molto bene come un commento negativo copra 20 positivi assolutamente. Questo è così anche per noi, lo sapete. E purtroppo, purtroppo. Eh, vabbè ho capito, ma questo a 3.1 ore. Tra l'altro, eh, lui dice che si è annoiato dopo 3.1 ore, quindi ha smesso. Sono d'accordo nel dire che 3 ore in questo gioco non è niente. Perché vuol dire che o te lo sei lasciato e l'hai finito in 3 ore. O hai fatto pochi finali e hai sperimentato altrettanto poco. Però dicevo... Um, The Stanley Parable non vuole insegnarti niente, non vuole farti la predica, ecco, è quello che poi diceva anche, anche il narratore, credo semplicemente che sia un incredibile esercizio di stile uh, che inverte i processi base del videogioco. Come vi dicevo prima, il videogioco è scelta e effetto in base alla scelta compiuta dal giocatore. Uh -huh. Il videogioco è controllo del giocatore sul gioco e sul giocato. È la differenza tra un gioco e un film. Io se guardo un film non posso decidere se DiCaprio fa questa scelta o quell'altra, se entra in questa stanza o ci mette 10 minuti in più. Nel videogioco sì, addirittura ho... Ending alternative in base a come mi muoverò, in base appunto alle scelte che prenderò. E invece, The Stanley Parable sono tante storie già scritte per te. Tu non hai modo di influenzare le storie né con le tue abilità né con le tue posizioni morali ed etiche. Banalmente, puoi scegliere quale ascoltare per prima. Ma in realtà, davvero sto vivendo The Stanley Parable come un racconto interattivo: un racconto nel quale posso scegliere io l'ordine uh, delle storie, delle favole, e, e un po' come in Edith Finch, interagendo con queste favole già scritte per me, le posso assimilare meglio. Io non posso scegliere se la ending del planetario mi racconterà dell'uccidere la sensazione di stasi. Che ti protegge, ma ti blocca anche dal proseguire oltre nella tua vita e nel raggiungimento degli obiettivi. Ma posso aumentare quella sensazione, posso amplificare l'idea che i creativi hanno scelto di raccontare, scegliendo io quando e come buttarmi. Ok? Quindi, The Stanley Parable è amplificazione attraverso il movimento in tempo reale del giocatore, di storie preconfezionate per te, nelle quali tu non hai eh, alcuna. E infatti. Peter Knight, anche io, parlando, sto pensando, What Remains of Edith Finch fa questo in maniera meno dissacrante, però fa questo anche What Remains of Edith Finch, cioè anche lì non è che tu puoi scegliere se la storia dei Finch è questa o è quell'altra, però vivendo gli incubi assurdi che tutti i Finch eh, premorte eh, dovevano vivere, ok, perdonate il gioco di parole, vivendo tutte quelle esperienze eh, extracorpore, ok, che alcuni finch subivano prima di morire, hai modo di amplificare uh, le sensazioni che sono uh, state pensate dai creativi e che hanno inserito, che hanno cucito sopra ogni singola root. Scrive cursore, ma alla fine non è così per ogni videogioco, qualsiasi scelta il videogioco ti dia, comunque ti porterà su un percorso già previsto. Alla fine i videogiochi ti danno solo l'illusione della scelta, eh, come nella porta di destra e di sinistra. Non sono del tutto d'accordo, nel senso che eh, un Resident Evil chiaramente non ti può portare a eh, raggiungere un finale non previsto dai giocatori, però tu puoi giocare Resident Evil in mille modi e il tuo gameplay influenza effettivamente l'esperienza perché tu se sei bravo hai un certo tipo di eh, approccio contro i nemici se non sei bravo ne hai un altro se esplori completamente hai il finale segreto segretissimo se non esplori invece ne hai uno parziale eh, se esplori bene trovi il fucile che il giocatore che non ha esplorato bene non trova e quindi questo influenza anche il tuo modo di vivere serenamente l'endgame di conseguenza un videogioco tradizionale tende ad avere vari livelli, ok, uh, di esperienza che dipendono dal tuo approccio. Qui puoi avere l'approccio che cazzo ti pare, le storie o le ascolti o non le ascolti, ma qui non c'è un modo in cui The Stanley Parable si adatta al videogiocatore. Non è che se lo gioco io lo gioca Chiara o lo gioca un power che è pro player di CSGO cambia qualcosa, ok? Quindi esattamente fino il veneziano, come Pokémon in Pokémon Porca buttana, ognuno può vivere la sua esperienza. E, e ogni Pokémon zaffiro e Rubino parla di Max contro Ivan. Ma Chiara fa il Living Dex, io fa il competitive. Gianni eh, fa la collezione degli shiny. Ok? Grazie mille, Mattiax della Sub, eh, quindi, insomma, ci sono tante esperienze diverse ci sono tanti livelli differenti um, di approccio e quindi poi di, di fruizione questo no questo secondo me è monodirezionale è monodirezionale e vuole che tu ascolti poi ti può piacere quello che ha da dire non sono d'accordo con uh, L'opinione di questo recensore, mi perdonerete se sono qui da 10 minuti a farvi questo discorso, ma insomma ci tenevo a dire la mia. Non avverto che The Stanley Parable sia 13 di Netflix. Non mi vuole insegnare un cazzo di niente. Non vuole stimolare in me qualsivoglia riflessione. Non vuole, lo fa, ma non è quello l'obiettivo. Non si sente mio maestro. Non lo avverto come tale. E anzi, anche a me danno fastidio i giochi tipo quello che ha giocato Chiara, Sea of Solitude, che vogliono farti la morale perché finiscono inevitabilmente per essere vuoti. E 13, secondo me, Jezzy vuole assolutamente insegnare qualcosa. Fallisce nel farlo e talvolta addirittura ti insegna puttanate. Però, secondo me, 13 è quel tipo di opera pretenziosa che vuole farti capire come ci si comporta a scuola, con i coetanei, perché il bullismo è sbagliato, in che modo è sbagliato come puoi combatterlo uh, ti vuole dare una sua visione del suicidio che peraltro finisce per mettere all'agonia dei comportamenti che invece dall'altra parte sono comprensibili poi va a sparare sulla croce rossa e ti dice che gli stupratori sono cattivi e te dici gli stupratori incredibilmente sono delle persone di merda e devono e, quindi essere processate e non so chi sia il regista dei 13 uh, comunque no, io già parlo della prima stagione e eh, poi dopo la no, cioè dopo non vuole fare niente dopo 13 vuole fare cassa ok però la prima stagione dei 13 secondo me vuole in maniera un po' pretenziosa insegnarti Uh, la visione cioè insegnarti come dovresti comportarti con i tuoi simili con le persone secondo una morale totalmente um, inventata dalla, cioè inventata totalmente personale dell'autore che poi finisce per entrare in contraddizione con se stesso ok e, esattamente 13 reason why con Anna Baker proprio lui quindi um, Dicevo, quindi, ho um, sentito un rumore strano e mi, mi sono bloccato, The Stanley Parable l'ho apprezzato anche per questo, perché tutte le riflessioni che ha ingenerato in noi sono state naturali, non sono state delle lezioni, anche perché in realtà, pensateci, il narratore non ti dice mai cosa pensare di una determinata cosa. Il finale del planetario, che è il mio preferito per ora... Non è il narratore che ti dice lezione numero 5: stare fermi nella vita è sbagliato, puoi fare di più, Stanley. È il narratore che è preso malissimo perché finalmente, dopo tante scelte che avete dovuto compiere, eh, si prende un momento di pausa e ti invita a tirare un sospiro di sollievo anche a te. Ti dice di stare tranquillo, di non fare una scelta. Di. di, di, di goderti l'attimo e sei tu il giocatore che dici aspetta ho capito credo che qui i creativi abbiano pensato a questo esatto momento della vita che un po' tutti proviamo eh, quindi insomma no per chiudere il discorso assolutamente non penso che The Stanley Parable voglia insegnarti qualcosa o almeno non mi ha insegnato nulla mi ha solo fatto riflettere su alcuni momenti della mia vita e dato una forma, un colore e una storia e una narrazione X dicono un narratore ha delle sensazioni che io ho provato nel corso della mia esistenza e voi pure, credo. Eccoci. What's this one got to say? Do, 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 do. you constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long winded explanations of what's happening. i wish there was a skip button. a skip button. My well, not, well yes yes i think we can do that if i'm truly too preachy then then maybe letting you skip ahead for just a moment surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record, only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer Stanley. Yes, a skip button we shall have. Questa vedete non vuole insegnarmi nulla qui, non vuole insegnarci nulla. Ma questa io la avverto come particolarmente mia. La critica negativa, che è talmente tanto fastidiosa e pungente, che a un certo punto ti fa dubitare di te stesso e di ciò che rende personale la tua creazione, il tuo prodotto, la tua musica, la tua arte, quello che cazzo vi pare. Spesso e volentieri, anche noi quando riceviamo commenti negativi, li filtriamo. Però talvolta ci mandano in cortocircuito, ci fanno pensare ma, ma forse dovremmo davvero fare l'introduzione di 5 minuti. Perché alla fine, alla fine, perché facciamo questo? Facciamo questo perché loro ci guardano, ma se loro sono contenti, siamo contenti anche noi, no? Oppure forse non è così e vogliamo esprimere genuinamente noi stessi al di là di quello che possa pensare il pubblico. Skip button. In un gioco nel quale la narrazione del narratore è tutto, non ha senso. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming idiots, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time, everything all at once, so, now you see, blah 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 blah, we've eaten too much and it can't be just yet, no no, until 245. But the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly ten thousand years <laughs> until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only yeah, that's a thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so now you see blah 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 blah. We've eaten too much in the yet. no until two hundred and forty five the, the deduction the therefore becomes impossible to manufacture È it went tutto. on for nearly 10,000 years until just yesterday here and there forward and back and never a moment before lunchtime it can't be it's the only thing there is how many billions left le paura until paura so much so more paura than, paura than paura. forever ago <laughs> which is why i say the story, and the choices, or what happened, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, inevitably, we all, until the end of time, so, now you see, blah 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 blah, we've eaten too much and it can't be just yet, no, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, <inaudible> the deduction <inaudible> therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly ten thousand years until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. Settimana della Forta there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so. Now you see, blah, 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, no, until 245 that the logic of elimination working backwards the si becomes impossible. nearly 10,000 years. Until just here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. Scuola? Scuola? it's the only thing there is. how many billions left until so much more than forever ago, which is why i say. The story, non vedo scelte, o così via. and therefore, by becoming it is, so on and so forth until inevitably, all'inizio del tempo, at which time, ora che ci penso, ci sta un audio narratore nelle impostazioni. Sarebbe un ottimo posto per aggiungere un easter egg. Fatemi vedere: questa è la storia di un uomo di Stan. L'ho zittito, effettivamente, Jazzy. Cosa? Cos'è? Sì, effettivamente, Jazzy, sono d'accordo con te, ci poteva stare una, una reazione, reazione, reazione a questa cosa. Cioè, nelle, nelle impostazioni il volume, volume del narratore l'avevo già attivato. Quindi sei davvero un croccante. Do, 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 oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound. <laughs> certo. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very okay. briefly, and you can tell me what you think. Okay. So, my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. Okay. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet non ho capito stort, riflessione. Or do all of the choices you've ever made in fact make you more not this kind of person and in fact do the very opposite you see it could in fact be both of these things at once that you are both making choices, <laughs> perso, choices and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them okay at first i was leaning towards manifesto but now i'm going to circle around and slap the treatise label on this one i think it has much more of a treatise vibe to it but wouldn't you say that Manifesto just has a much grander sort of It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. Ah. See, now you've got me going back to Manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look. I have a method for exactly this sort of situation. And I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth. <laughs> In repeated succession until I become sick of one or the other. In which case the word I am not sick of shall be okay. it unimpeachable. It's rescued me from disaster Vai. in countless situations. All right, here we go. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Quindi adesso il loop è Treatis, manifesto. <ride> Ma io avrei voluto sentire di nuovo: Ma questo il discorso! Treatise, manifesto, treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Ovviamente è Paul. Treatise, Paul. Mentre io votavo anche per me. Treatise. Grazie, Zangherzoghi, della sub. Treatise. Ok. Il Manifesto. primo che cede Treatis. perde. Eh, Manifesto. Treteus. Manifesto. Treteus. Però non Manifesto. devo fare altri rumori. Ciices. Manifesto. Treteus. Manifesto. Treteus. Manifesto. Treteus. Manifesto. Treteus. Manifesto. Manifesto. Ok, mi sto cominciando Treatis. a rompere i coglioni. Manifesto. treatise manifesto 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 treatise Manifesto. Treatise. Ma per quale motivo? Mm. Treatise. Manifesto. Hey, so. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Sono Treatise. Treatise. Manifesto. Sono quasi vicino a rompermi voglio dire. Manifesto. Voglioni. Treatise. Manifesto. Treatise. Manifesto. Silenzio solo. Treatise. Manifesto. Treatise, med拜拜照, treatise Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto Oh, a diventare estremamente Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto Treatise Manifesto, Treatise, 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 Manifesto. <laughs> well, there, sport, you really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the puzzle of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self absorption, it's right at your fingertips to go poof and it's all over. <laughs> I can't wait to see what Cookie Nine will say about this and whether they'll edit the rating of their pressurized gas review or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review works. <susur> Perhaps that oh, would have, have been a smart thing to check on before I went on, on about this whole exercise <susur> of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, Surely, whoever it is who runs pressurized gas will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review merely because of this very situation. I yes. Guess. I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review so that the feature is not frankly abused. Ho rovesciato la pressione di sforzare questa il di Un attimo solo, dramma. Non so per quale miracolo non ho beccato il computer, ragazzi. È andato tutto mediamente bene. Fortunatamente non ho preso il PC, sorry non... non credo. Ragazzi sono un disastro. Sono il peggiore. Ma... Cos'è? Eh vabbè, oh, al massimo si cambierà. Il cavo. Ragazzi scusatemi. Mm... Ho oh, oh, oh. urtato la Coca-Cola ma adesso ok zuppopoli ah quindi qui c'è un po di zuppopoli ok ora non c'è più bad ending treaties manifesto ok 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 ci siamo ora siamo ufficialmente sopravvissuti mm? ancora no secondo te no um, come se mai se a fallottoli la superficie può effettivamente diminuisce okay. molto giusto giusto, giusto, giusto. assolutamente Ok, ce l'ho fatta. Come mai secondo te ancora no? Come mai secondo te ancora no? È ancora così drammatico? A me no. Abbiamo fatto un management e controllo piuttosto incredibile. Posto. Ragazzi, scusate, ho devastato la mia Coca-Cola sulla scrivania. Ma tra l'altro, cioè, voi non avete idea per quanto ho missato il computer. Cioè, succedeva un casino. Cosa ha detto nell'ultimo secondo? Penso le supercazzole solite, però. Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been transmuted, offering a message of hope to those who have ever erred in their judgment. You are not beyond redemption. You may change, and you may become more, so much more than you were before. If there is any message to be taken from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world, there is time for us to become our greatest selves as great as we ever could dream of in our wildest most ambitious visions for a brighter future wow now stanley that's a review it's it's perfect it's the perfect review it's the review i've always dreamed of receiving i well i have to read it again it's simply too wonderful i have to experience this just one more time from the ashes of depravity rises the phoenix Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 40 minutes. Meno male. Unendurable by any means, but it's well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it, and just wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window, or something like that. Do you see a window there? In there? A porthole? A sufficiently large crack in the wall. I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button to go anywhere other than the skip button. There was the a here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Qua Can you maybe just ram your way through? I <laughs> don't any possibility that you could say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Beh, please, I'll take any direi... of I'm asking you to work with me here. Now, I, okay. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm, I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way. I promise. You just need to not do anything. Don't press the skip button, please, please, please. Do not. Press the skip button. Just wait here, wait here for me. And then press the skip button. Got it? Yes, good. I'll be right back. Ovviamente. <ride> Grazie alle Carpita treaty. Manifesto. Non ti viene voglia di premerlo, no? Vera prova di pazienza, non deluderlo, d'accordo. Se è peggio del silen del, di, di, di lui che ripete le stesse parole all'infinito. C'è solo silenzio il ticchettino di <ride> queste lancette. Però ci ha chiesto di non... di non premere. Non tornerà mai, vero? La vera prova arriva adesso. È andato a pisciare. <ride> prova ad aspettare e vedi se torna, sì, ma quanto non dovrebbe durare più di 45 minuti minimo, sono in blind, ma se il tempo aumenta sempre di più, è vero. L'ho detto prima di essere andato avanti per 30-45 minuti, quindi in teoria potrebbe suggerirti di fare un'ora qui. È andato a manifesto. <ride> Tridice, manifesto. È andato a comprare sigarette. Partitina Mario Strikers. <ride> Giorno 427. Il narratore non si è ancora fatto vivo. La tentazione del pulsante è intensa. Rifacciamo il Pantheon 5 Mentre aspettiamo Non torna dai Secondo me non torna Secondo voi? Secondo te? Dai è passato troppo tempo Questa parte è fatta palesemente Sul volerti far schippare e, e, e farti comprendere Il punto di vista di chi voleva schippare e quindi ti mettono davanti solo a, a situazioni fastidiose, tediose, noiose, che vengono salvate dal pulsante. Non tornerà mai. Perché mai si torna? Stiami, <ride> stiami. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Merda. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls a thousand times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you. And the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and thinking, and I, I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my god. God. and it's all because of those reviews i just couldn't ignore the negative feedback why was it so important for me to fix the problem why did cookie nine's opinion matter so much to me? i've never even met cookie nine. i have no idea who they are. <laughs> what would it ever really matter? but here i am. i'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. the merest mention of one of my imperfections and i become as <laughs> impetuous as a child. wild and impulsive. i can't help myself. I can't stop myself Così, from up with a vengeful fury to alter and to change and to break anything unbroken, if only pleases this one person who made a single negative comment. What does such an impulse serve? For whose benefit is this? And here I am now stuck in a room. In theory, la tua arte se riesce a filtrare. In time, knowing that you're going to do it and that I'm going to be stuck all alone that i had the power to prevent it all from happening if only i'd held my tongue it's all out of my control now just you just your decision as to exactly when you're going to make me suffer today <laughs> e <laughs> i don't doubt it surely you'll press that button again, leaving me here. and surely you'll put your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. surely you'll not be moved by my howls of fitful anxiety that you sit with me and just stay here. oh, no, 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 i know you too well. you'll be leaving me. oh, my god. and it's all because of those reviews. those reviews that i couldn't get out of my head. i just couldn't. Get all the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie9's opinion matter so much to me? I've never... Oh, Stanley, you're back! You're but back. Pena, mamma mia. Oh goodness, I have someone to talk to again. Stanley, I- I think it's been a week. Or two weeks? I've been sitting here all that time. Just sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been? Right? Me talking? And you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley, not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. È devastante il modo in cui hanno voluto rendere lo skip uno strumento narrativo? Perché io credevo inizialmente, prima che ovviamente venisse fuori questo discorso, che avrebbe velocizzato le parole del narratore, che, avrebbe, che sarebbe stato un potere capace di far schippare il narratore, le, le sue parole, ehm, di dimezzare il tempo ehm, trascorso eh, tra un discorso e l'altro. Invece ciò che fa è far fare un salto temporale all'avatar. L'avatar schippa, non il narratore mentre parla, quindi il narratore rimane da solo per tantissimo tempo. Puoi capire che sto diventando più e più veri, ma parlo ora, quindi sono vivo. I am truly and completely here. I am a being. I am someone. I am something. I am being listened to. I am being recognized. The emptiness between us has collapsed, and I feel right now like I am not a work of fiction. I feel as though I occupy space in this world again, and I have cast a shadow onto the wall. You see what I'm saying, don't you? You can see what this means to me. I'm so clear about it now, Stanley. I feel as certain about this as I've ever felt about anything at all. I feel renewed. I feel restored. And already I can sense the looming silence as you will press the button for the next time. What a terrible dread it strokes in my heart to think them. of it. To think of returning to such coldness. Come. Let us sit in silence together here for just a moment. Let us anticipate it. Let us welcome it. Let us not run from it. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you about us, we so past, everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. A minchia. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? No, it's terrifying. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Io amo il fatto che il confine tra demenzialità e momenti seri in questo gioco è talmente labile che ti fa gli sgambetti, tu non te ne rendi conto, e 5 minuti prima stavi memando, è uscito a comprare sigarette, e 5 minuti dopo sei così, ho tutto in a blur più il passato, e quando quel sentimento ha iniziato a subire. What took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was far less. You see, it was a revelation for me. It was unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. It was divorced entirely from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. There could... Che peraltro se ci pensate quello che avrebbero ottenuto rimanendo nel... al planetario. Be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment. And I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist along all timelines, and that each of them was simply a strand in the web of my being. It was incredible. The spaciousness, the equanimity of the moment, both singular and infinite for the longest time this was my experience and then this moment passed and the most unyielding fear i have ever known crept into my mind and it is this sensation that i have been experiencing oh, now for longer than i could have ever expected was possible i have been waiting for you <laughs> not that you might save me or do something to fix it but merely to state for you the plain fact of this manner of existence I wish you to feel afraid as I do, that perhaps one day this state of mind will consume you as well. Perhaps you will somehow, in some way, have to live as I do now, and I wish for you to know how excruciating it is, and for you to be in true terror of its eventual arrival. If I can only do this, only this one thing, perhaps it will bring me the smallest moment of peace in the darkness. Merda Che presa male ragazzi Le origini di un villain veramente No, non parla più No Ragazzi non parla più. Beh, ehm, no ragazzi, non può essere morto, è proprio quello il punto, che non può morire, quindi deve per forza pensare, però credo che ormai sia una meba. Come può esistere un narratore il, la... il cui unico scopo è interloquire con noi? Se noi non ci siamo. Il narratore vive per raccontare cose a noi, a voi. Ma se noi lo schippiamo, se noi non ci siamo, il narratore perde progressivamente il suo senso di esistere. E, e quindi impazzisce. E eh, schippiamo, ma eh, che, che cosa cambia? Cioè, adesso schippiamo per forza, ma eh, non cambierà niente, stiamo schippando, intrappolati dentro una stanza, con un narratore ormai non pensante. Questa è la sua sensazione. ma certo, ma te l'ha detto. No, 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 è chiaro. No, no. Noi lo stiamo aspettando. In che senso? Nel senso, che lui ha detto che ci augura di provare la stessa cosa chiaro. che ha provato lui. E la stiamo vivendo adesso. No, noi lo stiamo aspettando. Noi stiamo aspettando okay. che lui arrivi esattamente come lui ha continuato certo. a aspettare che noi tornassimo dallo skip. Certo. Chiuso Dentro una stanza senza nessuno. E in teoria adesso lo raggiungiamo allora. tasto che suona è realmente incendio questo anche quello però anche prima se non sbaglio lampeggiava il rumore viene da qua Chissà se vorrà mai riparlarci, raga. Chissà per quanto tempo vorrà torturarci. Come noi abbiamo fatto con lui. Ma in realtà come Cookie Nine ha fatto con lui. No, ragazzi, come tutte le live non abbiamo audio direzionale. visto dietro? Sì. Dietro ci guardo ma... Dopo 8 anni gli allarmi antincendio smettono di funzionare e suonano sempre. Non ah, lo sapevo. Ah, per quello. Dico... Non che non c'è mai niente dietro però... Magari Quindi stavolta. Lo, lo scrupolo non è mai... Ma schifo. Schifo? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned. They screamed. They gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then. He's talking too much, they said. First, he didn't entertain us. Now he won't shut up. It's the inconsistency. It's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes, yes, it seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so, so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves what a pitiful reflection of humanity these entertainments are what a shameful mirror to the human spirit they project i'm not mad i'm not mad about any of this i'm at peace with it i am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves i am a waypoint for reasonable and connected discourse they're the ones who are mad they're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something maybe they were just jealous of me yes yes of course They've been jealous of me this whole time. They are mired in fear and insecurity and cannot help but attempt to tear me down. What a sad state of affairs. When you read these reviews now, you can see it. You can taste the bitter resentment. Sta passando tutte le fasi tutte. di assimilazione di un commento tutte. negativo. Tutte. Prima servilismo, ok, ha ragione, devo cambiare tutto. Poi perché non sta funzionando? Perché mi piace meno di prima? Soffrire perché la tua creatura non è più quella di prima. Adesso rabbia. No. È una merda. Siete delle merde. Ma mi. How good does it feel now to speak truth to these words? To finally allow these thoughts out? Contained and managed for so long. Nutered and sterilized. At last I am free to truly think. To feel. It must be that they were so discontent with themselves. That they couldn't help but leave a negative review on pressurized gas. Perhaps it says far more about them <laughs> than it ever said about me. Perhaps the state of their psychological being was in such tatters, and my constitution and willpower are so ironclad in comparison, perhaps it was this state that they sought some outlet through which to tear me down. Gotcha, this, yeah, gotcha. you can see, is clearly why they felt the need to expect that the game be funny. e whimsical humor, ma non capiscono che il gioco non era meant to be funny, meant to era meant to speak to the human condition. No, yeah. but ah, intanto ne avevo un attimo bisogno, okay. mi era mancato sì, ma quando parla così a macchinetta poi mi ubriaca. Ok, credo che la maggior parte delle persone che stanno seguendo e che hanno giocato non possano. Um, davvero capire il suo punto di dipende vista dipende che lavoro fanno se non sono come noi in un settore in cui lavorano con, con l'arte, con la creatività, sì, sì, sì. perché <coughs> ho visto comprensibilmente tanti commenti che dicevano: no, vabbè, paranoico, dice di tutto, una, un, una review lo affuso, e basta. Ma è davvero. Realisticissimo sì, quello sì. che sta dicendo, 100%. che può sembrare una, una rendition comica o parodistica di quello che fa un creator, eh, semplicemente perché è un, è un rambling fatto senza periodi di pausa, no? Da, tra, di, di, di elaborazione effettiva e quindi, siccome ci sono tutte le fasi, una di seguito all'altra, può sembrare semplicemente un vomito di una problemi. caricatura di, un, di uno che impazzisce, ma è tutto, tutto assolutamente comprensibile. Sì, sì, sì. E non è secondo me da eh, sminuire, minimizzare legandola a quella singola review negativa. Cioè il punto è quella sensazione di vulnerabilità totale che ti deriva dall'aver creato qualcosa, dall'aver prodotto qualcosa e dal vedere con quanta semplicità e con quanta facilità e con quanta leggerezza chiunque può eh, non interessarsi del capire davvero che cosa volevi comunicare o far arrivare dall'altra parte, ma arrogarsi il diritto di eh, interpretarlo male sentendosi comunque nella ragione ed è una cosa che fa malissimo che fa veramente tanto male e boh ci, ci tenevo a fermarci un attimo a fargli un plauso sono molto bravi no no no, no molto bravi nel, nel parlare di qualcosa che appunto coinvolge tutte le persone che hanno un uh, lavoro creativo, che producono arte, perché nell'arte di qualsivoglia tipologia, quindi musica, film, video, dirette, recensioni, uh, articoli di giornale, pittura, quello che vi pare, ok? C'è una parte dell'artista, in tutte le produzioni c'è una visione dell'artista, Uh, si confeziona spesso e volentieri lui prima parlava delle decisioni io vi dico che allora anche in ogni video in ogni prodotto d'arte c'è un pezzo di noi in quel momento storico in quel momento della nostra vita quindi quando vai a, a punzecchiare attraverso recensioni che invece vedono in maniera molto più fredda il, il contenuto doveva essere questo, perché avrei voluto che fosse questo quindi siccome non lo è fa schifo e mh, ti comincia a far dubitare di, di te delle tue capacità di um, effettiva creazione di qualcosa di intrattenente o comunque di divertente, di bello, di, di piacevole. E dunque, come dicevo prima, all'inizio ti fai domande, ti chiedi se, se, se ti sta sfuggendo qualcosa, se l'occhio del fruitore esterno possa aggiungerti eh, delle visioni che tu da solo, essendo insomma padrone di te stesso, non puoi percepire. I tuoi figli, ogni scarafone bella a mamma sua, i tuoi figli saranno sempre perfetti. Quindi, tu pensi, cazzo, forse sono io che non mi giudico con la giusta asprezza, e in verità questo commento è illuminante. Quindi segui. E come fa il narratore? Segue, fa lo skip button e anzi pensa: no, vabbè, ma la prima regola è piacere agli altri. Quindi io voglio piacere agli altri. Se mi chiede lo skip button, alla fine a che mi costa mettere lo skip button? Mettiamo il cazzo di skip button. E poi però, appunto, non funziona. Chiaramente, diventa grottesco qui col concetto di solitudine. E, e tra l'altro, si apre e chiude una parentesi narrativa sulla solitudine, che non c'entra troppo con quello che stiamo dicendo sì. adesso. Poi però ci si ritorna adesso con queste ultime riflessioni del narratore, il narratore, e capita spesso anche a noi, dopo aver compreso che quella recensione, che, quello, eh, che quella mh, opinione non era del tutto benefica né per te né per tantomeno quello che hai creato, arriva la fase di rigetto, no? di odio, di, 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 di detestare la persona che ti ha distrutto magari senza cognizione di causa quello che hai fatto e si tratta di questo tipo di critica perché lo skip button è mettimi qualcosa che ignora il senso stesso dell'opera certo. lui si rende conto di questo e allora dice cazzo sono commenti di frustrati del cazzo che non sanno che fa che vogliono che le opere attirino tutta la loro attenzione così non pensano ai cazzi loro e sono felici e sono tutte fasi che si vivono quando si ha a che fare con uh, con chi commenta la propria arte non... coglie molto bene tutte le sensazioni che provi si 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 Non è necessario nemmeno parlare di arte per capire. Tutti abbiamo incontrato persone che criticano la nostra vita senza chiedersi perché facciamo determinate cose. Non so, Mr. Snebola, uh, credo che però questo discorso che sta facendo il narratore, o che almeno stiamo facendo noi, sia fortemente attinente non tanto al giudizio in generale, ma al giudizio sulla tua arte. Perché si parlava di intrattenimento, il narratore parla di intrattenimento e. Tra l'altro, ha fatto un commento bellissimo sull'intrattenimento: su quanto il pubblico pretenda dall'intrattenimento per potersi scollegare completamente da qualunque cosa che sia fuori da quell'intrattenimento. È verissimo? E perché non lo dice mai nessuno? Sì, 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 Infatti. è assolutamente vero. È per quello che dico che credo che questo discorso sia particolarmente incentrato sull'intrattenimento, la fruizione dell'intrattenimento e le opinioni che si possono avere delle opere di intrattenimento. Per questo diciamo che lo possono capire in particolar modo le persone che lavorano con prodotti di intrattenimento, non che non possiate capire, tutti possono capire di che si sta parlando. Dico solo che il modo in cui descrive determinati processi è particolarmente familiare a chi lavora con l'arte, questo sì. Qui ci ha lasciati da soli, controlliamo per sicurezza. Ormai l'antincendio è completamente fottuto. Sono io. Ah, ok. Questo vale anche peraltro non solo per l'intrattenimento, lo dico da sviluppatore di app e piattaforme web: assolutamente, ma anche in quel caso, in realtà, è un lavoro creativo. Sviluppare app e piattaforme web è un lavoro creativo, quindi ha assolutamente senso. Forse anche dello sport ora che ci penso, sì. Non mi sembra ci sia niente raga. Eh, è apparso cos'è? Il cursore. Eh, ma perché appare lì? Ah, perché semplicemente mi stavo avvicinando al, al bottone. Un fumore? No. Sì, piuttosto angosciante questa parte, sono d'accordo. Beh ragazzi Direi di andare. the end is never 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 the end Sugli artisti, quale dei giochi la rappresenta meglio? Entrambi in maniera differente. Uh, secondo me sono due take devastantemente precise sul creare e ricevere opinioni sulle proprie creazioni. Anche perché, perdonatemi se ci batto ancora, però al solito perché facciamo queste serie se non per darvi le nostre opinioni su quello che giochiamo, anche il volume fa la differenza. Eh. Cioè, in questo specifico caso, The Stanley Parable è un gioco famosissimo, uh, raccontato da molti, vissuto da molti come il gioco dei giochi. L'incredibile esperienza che ha portato l'industria a scoprire una nuova strada che prima era celata. Quindi è anche questo, è il volume di opinioni positive e negative che ti investono. E voi mi direte, ma come? Ma Cookie9 è uno. Sì, è uno, ma seguite il percorso del narratore. È la prima recensione alla quale il narratore... Decide di dare seguito con un effettivo fix del gioco, ma è la terza, quarta che trova nel suo percorso. Ci racconta che il narratore, una volta assimilate tante recensioni negative, finisce per volerle accontentare sperando che si spengano, sperando che a un certo punto queste voci eh, dissidenti sì, sì, sì. spariscano. Quindi è anche il volume di opinioni che ricevi sulla tua arte che fa la differenza. End is never the end, is never the end, is never the end. Bravissimo, sti Stizzalit, Cuti e 1. Merda. Cookie 1, ma fuori ci sono i pacchi <coughs> i container di review. C'è un'infiltrazione. Grazie, divano mobile. Eh. Ragazzi, stiamo skippando sempre di più. Quindi, boh, il mondo sarà finito fuori. Invece un mondo esiste ancora fuori a quanto pare. Sento ancora il narratore che ripete The End. Io non lo sento. It's never the end, it's never the end. near Incredibile scelta di regia, quella di interrompere il processo di rigogliosa fioritura che mi aspettavo invece sarebbe continuato. Venitemi a dire che questo gioco non è horror esistenziale ragazzi, è tremenda sta parte. Posso anche skippare? No, perché ormai il tasto è rotto. Anzi vi ricordo che questo è un gioco su un tizio in un ufficio che clicca tasti sul suo computer. se metti un momento no, no. madonna ragazzi so sto finale era era enorme ci siamo stati due ore dentro perché abbiamo cominciato a alle 45 e sono 2 ore e 45 di diretta il viaggio lo riassumo è stato vedere che il nuovo contenuto fa schifo ricordare quanto in un'opera creativa andata bene sia difficile aggiungere del nuovo perché tutti l'hanno amata e quindi devi capire come migliorare una formula che nessuno vuole che tu migliori, perché è già perfetta, o comunque percepita come tale. Stanza della memoria. Riflessione sul fatto che si tende a idealizzare il passato, rimuovendo dai ricordi tutte le parti spiacevoli, uh -huh. riviverle, recensioni negative, incapacità, boh, forse empatica. Di entrare in risonanza con certe opere, o pretendere che tutte le opere vogliano parlare a te, per te. Criticarle per, non lo so, parti del loro DNA che in realtà le rendono tali. E quasi forzarle a cambiare ed ad adattarsi al proprio modo di vederle. Vuoto esistenziale, solitudine... capacità di assimilare le critiche il dolore che provano che provocano, perdonatemi. Il dolore che provocano anche quando in teoria si dovrebbero conoscere gli strumenti per filtrarle. Infine Tutti silenzio. Stan had decided to go to meeting room. Perhaps he had a memo. Ma adesso come la prende i contenuti extra? In teoria dobbiamo tornare in quella porta. Ora allora come funziona? New new content. Il nuovo nuovo contenuto. So oh, good, you notice my sign. Okay. Yes, I have something very, to show you. Ah, che facciamo da destra? No, ma in realtà noi dobbiamo ancora. No, dico dobbiamo ancora andare oltre la vent. You see, Stan, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Okay. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. cosa? allora raga si fa un DLC ok cosa c'è nel DLC? il rifiuto del narratore di fare un DLC ok e poi e poi c'è il 2 il 2 di che? di Stanley Parable ma è un DLC? eh Sì, sì, è tutto giusto in questo DLC, vero? Tutto giusto. 427/2 lavorano in Capcom questi. Yes, you see, see, isn't this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully-fledged sequel, an entirely new experience built from the ground up. Why there are so many possibilities? It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. The end for. is never the end again. Diciavano che è molto lungo, però. Ah, allora, ci fermiamo qua. In fatto tre ore. Temo. Ah, io sono super contento sì, sì. De della puntata di oggi. Secondo me. È stata una puntata proprio. Su un finale. Incentrata su di lui. E. Io ho adorato, ho adorato, ho sentito particolarmente vicino, ecco questo quest'ultimo finale, più di altri, forse il più vicino di tutti quelli che abbiamo vissuto. Porca miseria. Incentrata sullo sproloquio del narratore anche. Però no, davvero, mh... Forse guardate proprio perché The Stanley Parable non vuole insegnare niente, secondo me ci sono momenti diversi che risuonano in particolar modo con persone diverse. Per esempio, ok? Il finale del planetario io l'ho vissuto come una cosa abbastanza ovvia, ma magari ci sono tanti di voi che si sono sentiti nella vita coccolati dal, dal sentimento no, di. di, di Stasi di protezione del non fare niente inteso proprio non con il non fare niente la propria vita non fare niente non prendere una scelta non mettersi in gioco per me era una cosa scontata certo Stanley ti devi buttare magari a voi invece ha aperto delle porte emotive che per me non esistono non ci sono per me è il terrore più grande stare fermo quindi figuriamoci oggi cioè per esempio lo dico solo perché metto le mani avanti ok non voglio um, creare attriti di nessun tipo però ho visto un utente prima che ha risposto a altri utenti male dicendo ah flexate che eh, sì. lavorate sì. nel campo dell'intrattenimento no non penso che le persone in chat stessero flexando semplicemente mi metto nei loro panni probabilmente chi fa un lavoro che è aperto alle recensioni, alle opinioni, ok, sulla propria creazione. Hanno avuto quella quella porta emotiva spalancata. Non si tratta di una comprensione in termini uh, intellettuali. Ovviamente tutti possiamo comprendere ogni singolo finale. Però, un conto è comprenderlo a livello di, 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 di italiano. Un conto è empatizzare eh, tanto con le parole del creativo in quell'esatto contesto. E Ma è la differenza che c'è fra il rendersi conto del perché un tipo di rappresentazione può essere importante per le persone che vengono rappresentate e l'effettivo essere rappresentati da quella rappresentazione. Capito? Cioè io posso rendermi conto del fatto che è necessario che il mondo dell'intrattenimento presenti dei personaggi che siano un, un specchio reale della società e quindi non è giusto che ci siano esclusivamente persone caucasiche certo. in tutti quanti i ruoli possibili, ma non potrò mai provare quello che prova una persona africana nel vedere, cazzo, quel protagonista è come me, non è l'ennesimo caucasico. Quindi non è questione di comprensione. No, esatto, esattamente. Cioè, nessuno mette in dubbio che tutto si possa comprendere, ci mancherebbe altro, altrimenti entriamo in quelle solite logiche del questa cosa non è per tutti, tutto è per tutti ok? tutto è fatto affinché chiunque possa capire, assimilare, vivere eccetera eccetera però come dire se io mi guardo Pose che è un, una serie di intrattenimento che parla della community LGBT negli anni 80 se non sbaglio fine anni 80 se lo Finse guardo 80, io so. se lo guardo io posso capire se qualcun altro ha vissuto quel tipo di esperienza, può capire, plus plus, nel senso che capisce e empatizza e gli si aprono delle, uh, delle porte emotive, come dicevo prima, eh, che io non, non posso avere per forza di cose, no? E, e qui stessa cosa. Come il discorso su The Stranding di ieri sera. Bravo Alessandro, esatto, mi riferivo in realtà proprio a quello: il del pub dell'amico. Che in realtà non era ieri, ma l'altro ieri, ma ci siamo capiti. Tutto è di tutti, anche Death Stranding, stessa cosa, chiunque può giocare a Death Stranding, chiunque può capire Death Stranding. Sono delle corde che vibrano con alcuni e altri no. Però ecco, eh, capire Plus Plus me la rivendo, grazie a Saido. No, no, non dire questo. Non è un flex, ma è un abbraccio collettivo per chi deve dipendere dalle teste di minchia chiamate fruitori del prodotto. Esagerato, ma ho capito cosa intendi dire. Cioè sì, è... non... Tutti devono affrontare ogni giorno le recensioni sulle proprie creazioni, intese come, non con recensioni professionali, intese come opinioni, magari anche molto fredde, magari anche poco empatiche, ecco, sul, sul proprio creare. Uh, tutto qua. Però ecco, mh, tendo a spezzare una lancia a favore delle persone che um, condividevano la propria esperienza, secondo me, insomma. Super, super legittimo. Non, non era un momento nel quale 100 persone della community volevano sentirsi più fighe delle altre, cioè usciamo dall'idea che ci siano persone più fighe di altre perché nella vita fanno qualcosa di diverso. Non, è un discorso anche un po' limitante. Semplicemente abbiamo tante vite differenti, tante esperienze diverse. L'intrattenimento vibra ogni volta con eh, fette diverse di popolazione di mondiale e in questo caso di community è così, è normale, è come se facessimo un gioco che parla cioè giocassimo un gioco che parla di boh, medici, e allora noi possiamo vivere l'immedesimazione ma c'è chi magari vive delle riflessioni perché fa quello nella vita Ero no? eh, io intendevo che dopo lì in tutti i commenti erano diventati, e lo dico da Mr. X Mr. Y, io ho ucciso al finale la comfort zone by the way, no no, è capito ma io avevo più o meno compreso il tuo il tuo commento però non volevo eh, che, che le persone che hanno scritto Io faccio questo Mr X Mr Y si sentissero effettivamente mortificate nel, nella condivisione secondo me ci stava non si tratta di flex, si tratta per come era stato raccontato in questo finale di, 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 di empatizzare particolarmente con quanto raccontato dagli autori insomma, ragazzi, quando, quando, quando noi pubblichiamo un video e leggiamo commenti, insomma, speriamo che, uh, che, che venga preso bene, sai quando c'è la gente che non lo prende bene, eh, devi gestirla, quella cosa lì è un peso, è un peso sempre, amici, è un peso sempre, ogni singolo commento negativo è un peso che devi gestire, che gestisci in tranquillità, fa parte del nostro lavoro, però ecco, quando se lo senti raccontato da un altro, è la vibrazione del non sono solo, che è sempre una cosa fondamentale, come quando ho risolto la mia ipocondria, scoprendo che c'erano altri ipocondriaci che facevano i miei stessi ragionamenti, gli stessi percorsi mentali. Non è questione di flexare la cosa, è proprio un minchia anche lui ha detto quella cosa, la penso anch'io nel mio intimo, non l'ho mai detto a nessuno, non esce fuori da qua, ma cazzo se lui l'ha detto allora è vero, allora non sono io, non è un un mio malessere personale che mi sono cucito addosso e che vivo solo io perché sono stronzo, ma è qualcosa che altre persone come me che vivono vite simili alle mie, che vivono situazioni simili alle mie, devono affrontare. quindi insomma Per me questa cosa per non vale per niente, ecco. perché Vedi? per me non, non ha peso il non sentirmi l'unica a provare ecco. questa cosa, ma sentirmi parte di una collettività che la prova. Non è una cosa che mi che ti interessa, che ti no. dà giovamento, ma per me sì per 100%. Me è atrocemente catartica l'espressione, cioè il fatto di poter tradurre il, la matassa di sensazioni e processi chimici che hai in testa in parole. È quello, cioè per me è quello. Che naturalmente nel momento in cui non sono io che riesco a tradurre in parole, ma è qualcun altro che traduce in parole le stesse cose che provo anche io, rimane comunque una sfaccettatura diversa di quello che stai dicendo. Certo. Tu, se no, 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 se no, non certo. fosse una cosa condivisa da qualcun altro, qualcun altro non potrebbe tradurla in parole a posto mio. Ok? Però nel, per esempio per me non è tanto il. Se qualcun altro l'ha detto, allora non sono pazza. Ma che contorni precisi gli ha dato? È la soddisfazione incredibile di riuscire a mettere a fuoco, è come sì. quando mi metto gli occhiali, è la stessa Hai cosa. Hai ragione, Io in realtà l'ho provato anch'io. Da non riuscire a vedere, a vedere e sentire qualcuno che uh, riesce a esprimere. Cose che anche io provo in una maniera migliore di quella. Dando un ordine. Capito, in una maniera migliore di quella che Hai io ragione, ho, ho avuto fino a quel momento. 100%. È, lo stesso, è lo stesso tipo di sensazione che io provo quando mi metto gli occhiali. Riuscire a vedere. E quindi. Sì. È... Non Beh, lo so. Arte è anche questo. Arte cioè, è saper dare voce tutti, a dei pensieri. Che sono spesso e volentieri confusi dentro le nostre teste. Certo, eh, Nei film, nei libri, succede spesso questa roba. Oggi, per me, è successa. Per noi, è successo. Per noi, intendo per noi, che viviamo esperienze simili. Eh, comunicazione non violenta? Sempre. No, eh, qui mi sa che mi sono perso una discussione vostra. Comunque, ci tenevo a fare questo appunto semplicemente per. Così, dare un, uh, un feedback sul ah, no, momento di no, condivisione. Allora, no, giustamente, l'altro messaggio era non si potrà mai accontentare tutto il pubblico, basta che nelle recensioni si argomenti bene il proprio punto di vista senza mai offendere, a cui la risposta era comunicazione non violenta. Certo, certo. ma qui quello che possiamo limitarci a dire è siate il cambiamento che volete vedere nel mondo. Cioè Assolutamente. Nel momento in cui... Mi Vi viene impurito sulla lingua, pensateci due volte. Però io qui aggiungo anche un'altra cosa, ok? Davvero potremmo trasformare questa live in una live da nove ore, d'accordo nel parlare di, di, di questo argomento. Però io sono dell'avviso che per fare una recensione su qualcosa tu devi averla capita e che ci sono delle cose che sono opinioni e delle cose che sono cazzate, mm -hmm. ok? Dire voglio il tasto di Skip in The Stanley Parable, che si basa sull'interazione tra il narratore e te e il modo in cui lui commenta fuori e dentro la quarta parete le tue azioni, non è un'opinione, Dio Cristo, è una stronzata. Mm -hmm. Piuttosto, scrivi: non fa per me. 0 su 10 mi rompo le palle a sentir parlare il narratore, è un'opinione incontrovertibile. In questo caso è il tuo gusto personale che non si incontra con, ma dire se avessi avuto un tasto di skip sarebbe stato meglio, è non comprendere l'opera. E non comprendere l'opera non ti dà diritto, purtroppo te lo toglie il diritto a fare una recensione che chiede addirittura un cambiamento, una modifica nell'opera. Mm -hmm. Perché è fare la, la tua opera a quel punto, cioè il, il tuo gioco è il gioco nel quale il narratore può anche non parlare, allora poi mi dovrai dire tu come mi dovrei divertire in un gioco del genere, però bella per te. Insomma, il concetto è, è, è verissimo, tutti... La libertà di parola è sacrosanta. Però. Dare un'opinione su un prodotto che non si è capito è una pratica estremamente sbagliata. Mi spiego? Cioè, tutti possono dire la propria, ma non tutte le opinioni contano allo stesso modo. Per me, l'opinione di uno che mi dice: Vorrei il tasto skip né in Stanley Parable non conta niente perché è un'opinione che mostra una incapacità di comprendere, di, di comprendere il, il senso stesso, la, la direzione elementare che l'opera ha. Come, come fa uno a capire se ha capito o meno? In che senso, Rangström, eh, non dici, ho capito. Eh, in realtà è comprensibile, tu dici, ok, Q9 ha fatto questa critica perché non ha capito il gioco. Non avrebbe dovuto fare questa critica. Ah, no, certo, non poteva. Eh, se non ho capito, eh, non poteva. Però io nel giudicare quell'opinione. Non da creativo, da persona, mm -hmm. dico que questa recensione per me vale meno di zero. Perché eh, mi stai criticando il cuore stesso dell'opera. Eh, chiedendo di, di, di una modifica che va a negarne l'essenza. Beh, non il 0 su 10 ed è stato Red Dead Redemption 2. Ma mi rendo conto che è uno dei videogiochi qualitativamente migliori che abbia giocato, ma ci, è quello che dicevo prima. Cioè, ci sta a dire questa roba non mi parla, non fa per me, è, non, non mi piace. Bella. Però, eh, non puoi. Non puoi, cioè puoi, ma ai miei occhi non vale molto. Fare una critica a quest'opera chiedendole di cambiare il suo DNA più eh, intimo è. inutile. È inutile. Non, è un, non è una recensione, non è qualcosa che mi fa ragionare su degli aspetti che sarebbero potuti essere migliorati eh, per l'esperienza, no? E. È, è esatto, è molto. È, è molto superficiale. Una persona del genere non ha. Secondo me è compreso Perché è stato fatto Stanley Parable E quale finalità voleva raggiungere E quindi il punto non è tanto Come fa chi non capisce a capire che non sta capendo Quanto il Si è davvero entitled a scrivere una recensione Nel momento in cui Non si è arrivati in fondo Nel momento in cui non si è stati Mossi Abbastanza da vivere il gioco A pieno Già questo dovrebbe essere sufficiente per farti capire Che non è il gioco per te sono d'accordo 100%. Ma e eh, guarda, Sara Urbano scrive: mi sembra di riascoltare piacevolmente il discorso di Ferrer su The Last of Us 2. Che io non ho sentito, ok, io non lo conosco, ma credo di capire dove si va a parare. Perché The Last of Us uh, aveva lo stesso problema. The Last of Us 2 ha avuto lo stesso problema. Gente lo ha recensito in base al modo in cui loro avrebbero voluto sviluppare le storyline dei personaggi. Ma che metro di giudizio è? Che metro di giudizio è? Io quel personaggio avrei voluto si cacassi addosso al minuto 5 de della storia. Capite? E poi per non carità... Non darei zero a tutti i giochi così. Perché nessuno <ride> si, si caga addosso. Cioè, e uno mi può dire, eh, ma è la mia opinione. Ho capito, è una stronzata per me. Cioè, non è un'opinione. È il solito discorso che si può semplificare in... Il cielo è il rosso. No! Eh, non, ma è la mia opinione. Non è la tua opinione, il cielo non è rosso. E, e qui allo stesso modo... In The Last of Us 2 si è parlato tanto eh, della scelta che gli autori hanno avuto su un determinato personaggio e tanta... tanto pubblico ha commentato negativamente quella scelta, argomentando con: E eh, io avrei fatto diversamente. E è il discorso identico che faccio sempre io uso sempre l'esempio del cielo rosso perfetto e ancora oggi esiste gente che butta merda su The Last of Us 2 solo per quel personaggio eh, se ne potrebbe parlare altrettanto di alt con altre nove ore di, 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 di discussione perché lì secondo me entra in gioco anche dinamiche differenti il protagonista smette di essere un uomo sono due donne il mondo dei videogiochi non è poi così abituato a quel tipo di donne perché le donne ai videogiochi sono diverse da quelle che abbiamo in The Last of Us 2 insomma è, è una roba un pochino più approfondibile e da trattare con i dovuti crismi vorrei solo dire eh, il vedere una recensione negativa che chiede lo skip da parte di sviluppatori li ha colpiti così tanto che a distanza di tempo, perché non penso si siano messi a sviluppare subito dopo aver letto le recensioni, assolutamente. Ci hanno fatto un intero finale molto serio e molto profondo, con tutto il discorso sulla creazione artistica e l'impatto e l'opinione del pubblico su di essa. Ma certo, Fexref, è perché è lì che cerco di arrivare. Penso che li abbia feriti enormemente questa recensione. Mi ferirebbe se io fossi il creatore di Stanley Parable e vedessi uno che ci ha giocato per mezz'ora per dirmi che. Eh, si deve skippare ci ha giocato mezz'ora. Se non ho visto male, ci ha giocato 9 ore. Che chiede lo skip? Allora, vabbè, non lo so, ma comunque indipendentemente dal sarebbe meglio mezz'ora. Da questo punto sì. di vista, sì. Cioè, per, penso che in realtà li abbia feriti ancora di più il fatto che comunque una decina di ore, di ecco, una decina di ore le aveva giocate. No, mi pare fossero tre ore. La seconda recensione negativa che abbiamo letto. Mentre la prima non me lo ricordo, noi abbiamo letto tre recensioni negative, o forse addirittura quattro, non tre. Comunque quella dello skip era 9. Lo screening di Io... Demi mostrava 9 ore e 8, ma il commento originale era di 0.5. Ah ok, allora meglio. Allora meglio, cioè secondo me ferirebbe molto di più una persona che ci gioca per 10 ore e poi ti dice che voglio skippare. Vi, vi faccio un esempio, ok? Vi, vi faccio il paragone. Una delle critiche che ci dà più fastidio ed è una di quelle... Che... cioè, sono tra quelle che non avranno mai seguito da parte nostra, ok? Cioè, non, non, non correggeremo mai il tiro leggendo un messaggio del genere. è... Eh. Sì, vabbè, però i video tiro da un'ora e mezzo, ma non li può fare più corti? No, non li posso fare più corti perché è il senso del video che analizzo anche il buco del culo del trailer e tu finisci l'analisi e dici minchia, non c'è niente. Di quel cazzo di trailer che non sia passato sotto la nostra lente di ingrandimento. Ben inteso che la pubblicità dietro il culo di Nemi sarà molto meno importante della speculazione sui diamanti e la meccanica. Ma il senso del video analisi è: analizziamo tutto quello che c'è. Quindi non li posso fare più corti? Sì, li posso fare più corti, ma non li voglio fare più corti, il senso di quel video è quello, mi puoi dire non ho tempo di guardarmi un'ora e mezzo di video, non me ne fotte in cazzo, oppure ti piace perché hai voglia di passare un'ora e mezzo in compagnia del nostro, uh, della nostra analisi, però capite, sono son quei commenti che mi triggerano, ci triggerano, perché penso, ma, ma, ma cosa pensi che ti risponda? Cosa pensi? Oh, si possono fare video più corti? Merda! E allora il al prossimo si fa più corto. Ma ti ringrazio per il. Grazie! Non capivamo come scendere sotto i 90 minuti, ma grazie al tuo commento, fortunatamente. Abbiamo capito che sotto 90 ci sono altre unità di misura per i secondi che divengono minuti e possiamo effettivamente essere compliant a questa richiesta, ora che sappiamo che il tempo non si misura solo dall'ora e mezzo in su. No? <ride> Quindi non capisco come una critica del genere si pensi possa portare a qualcosa. Laddove, ribadisco, ce ne sono tante altre invece che ci hanno portati a migliorare, a capire... Mm, raga, l'antico Chateau, per come lo conoscete oggi, è nato perché i commenti tiepidi sui primi due episodi hanno confermato una sensazione di insoddisfazione che avevo. Quindi talvolta, quando il pubblico recepisce male un contenuto ti dà semplicemente una conferma e ti fa vedere chiaro riguardo ciò che tu non sei riuscito a conseguire in un determinato percorso, ok? A volte, esattamente come Chiara diceva, il finale rende i contorni di un determinato concetto più definiti, allo stesso modo un commento negativo ti dice, ecco, sì, ha ragione, era questo che mancava dentro il mio eh, contenuto, la mia opera d'arte. Grazie Gianni87, di farmi vedere più chiaro. Quindi, eh, eh, però, si tratta ovviamente di commenti di gente che vedono i prodotti, li assimilano, li conoscono, ne comprendono il, il fine, la storia, l'obiettivo, eccetera, eccetera. Quindi, ti vogliono aiutare, eh, in realtà, aiutando se stessi. Perché, se uno ti fa un commento del genere, è anche perché vorrebbe vedere qualcosa di migliore e quindi cerca di guidarti verso tale miglioria. Talvolta altre, altre critiche dimostrano proprio una incomprensione totale del, de, de, del prodotto di base uh, e, e in questo caso, secondo me, la critica di Stanley Parable portata qui eh, in questo DLC è il tipico esempio della de, de, de critica fatta senza capire. Certo, come scriveva l'utente prima, ora ho capito, come, faccio, come fa a capire di non aver capito non può. Non può capire di non aver capito. Come fai a far capire a una persona che non ha capito, che non ha capito? Non può, quindi giustamente scriverà il commento. Però una volta che l'ha scritto io lo leggo, io do questa opinione. Quello non è un commento sul gioco, quello è un errore da penna rossa nella comprensione del testo. Non, non, non riesco a vederlo in altro modo. Tutto qua. E, e mi spiace se alla fine questo mio commento verrà metabolizzato eventualmente come altezzoso, come... Ehm, spocchioso, non è così. Cioè, non, non è così. Magari anch'io talvolta avrò dato commenti su delle, delle opere senza capirle. Ok, magari io vi dico che l'attacco con Titan 4 eh, non mi piace dove è andato a parare. E qualcuno mi dirà: Ma in realtà mi spiegherà, non hai capito. In realtà il senso dell'opera dell è questo, e quindi la, la, la tua critica non sta in piedi. E magari io ci ragionerò e, e vedrò se cambiare idea o no però qui mi sembra veramente quel tipo di errore da penna rossa. Mm, comunque mi fa piacere che oggi sia stata anche una live di profondo scambio di opinioni, non solo tra noi e voi, ma anche tra di voi. Vi vedo molto coinvolti in maniera super educata in, in chat e, ed è questa la magia di, di, di fare un contenuto del genere o di chiacchierare. Vedete che palesemente... Tornando al discorso e chiudendolo, The Stanley Parable non vuole insegnare nulla, perché non siamo qui a dire l'insegnamento era questo, la morale era questa, gente. L'avete capita tutti? Sì, andiamo a dormire. No. Abbiamo avuto uno spunto di riflessione sul quale stiamo dicendo un fottiglione di cose molto diverse fra loro, addirittura talvolta in contrasto. Questa è la magia di The Stanley Parable. Attraverso un videogioco che non ci dà alcuna scelta Stiamo parlando di un milione di opinioni differenti su una determinata questione. Quindi no, non voleva insegnarci nulla, non ci ha insegnato nulla, The Stanley Parable, ci ha fatto vivere, credo qui, l'angst degli autori contro certe recensioni, con inevitabili riflessioni sulla cosa. Tanta roba. Una critica che non sia costruttiva è soltanto un capriccio. Esatto, sembrava veramente un capriccione quello. Voglio giocare a un gioco dove non ci sono tanti dialoghi e giocati. Gioco, eh, gioca Enter the Gungeon e spari, e è un roguelike e godi c'è un dialogo ogni sette ore e te la godi. Ragazzi, è tempo di scappare. Bella. Sono le una. Volevo fa mezzanotte e venti oggi. Sono le una. Si gode, bella live. Mi sono divertito veramente tanto. Ci vediamo martedì con The Stelle Parable 2, il sequel nel DLC. Buonanotte. Ciao ragazzacci, grazie mille del supporto sempre. Grazie mille di rendere queste serate magiche con i vostri commenti, con la vostra partecipazione. Metà dello show lo facciamo noi, ma l'altra metà ce la mettete voi, Cristo Dio. E, e questo è secondo me come bisogna eh, fruire delle live. Ecco. Facendo invece un commento positivo a voi, secondo me voi comprendete bene quale sia il nostro fine di queste dirette. E infatti gli rendete onore attraverso tanti commenti, tante riflessioni, eh, tante risposte che arrivano da qualsiasi direzione. Quindi comprendete il fine della, eh, della diretta. Del nostro modo di vedere il videogioco, di raccontarlo e lo amplificate, lo enfatizzate con tante riflessioni che noi stessi poi prendiamo, commentiamo, siamo d'accordo o non siamo d'accordo, sti cazzi. Però intanto si chiacchiera, si parla e, e ne usciamo. Secondo me, io dopo stasera chiudo la live e penso: Oh cazzo, abbiamo parlato un sacco di cose, magari ragiono su quello che avete scritto, su quello che Chiara ha detto. E, e, insomma, è vivere, ragà, la socialità all'interno dell'internet. Quindi godo. Buonanotte, ciao. Ciao ragazzi!